Holy shit, wait. Oh my god, Atari Beer Pong, my god. Welcome, thanks a lot for the raid, for the raga, huge ma raid. Cos'è? Guys, please follow the great. Ma ho pagato Atari soldi sto gioco. I'm sorry, I was too. L'ho pagato io sto gioco, raga. Thank you for the raid, my god, thanks a lot. A classic. When I'm away, the big raid came, of course. How are you? How was your stream, Atari? Ragazzi, veramente seguite Atari Beer Pong, veramente un bravissimo streamer, veramente un signore gentilissimo, un retro gamer, fan di Star Wars, fan di Star Trek. Please guys, follow my good friend Atari Beer Pong. Do it for me, fatelo per me. Fatemi contento, lasciategli un bel follow, mi raccomando, mi raccomando. Of course, welcome to all the raiders, thank you. Nel frattempo credo che sia arrivato anche Pasca, eccolo lì, benvenuto Pasca, ora ti faccio un SEO, anzi Paul faglielo subito. Too kind, thank you for the kind intro. Oh, don't worry. You came just after we beat the NES game of the Blues Brothers. And now we are about to start Super Mario Bros. 3. I want to beat the game in a really fast way. I want to just beat the game using the warp whistles and go straight to the last level. And then maybe we can do some the Force Unleashed DLC that we didn't complete the last time. Thanks a lot for the GG. Pasca, grazie mille, splendore della mia vita. Carissimo, che dichiarazione questa. Pasca, ti ringrazio per i 300 bitonzi, veramente gentilissimo. Guys, follow my good friend Pasca. He's a great, great, great streamer. He's a good friend. Please drop a follow to my good friend Pasca, please. He's from Romania, by the way. An Italian-Romanian guy. K, buongiorno! C'è anche Cappina! Benvenutissima! Come va, come va, come va? Ho capito Mario Bros. Bravo, carciofino. Esatto. Perdonatemi che se scammo qualche messaggio. Letto, Paul, perfetto. Come va, Cappina? Poco fa abbiamo avuto la tua controparte. Mi preparo per il mio solito sabato da palestrata. Top. Buon per te che hai la voglia. Io sono purtroppo un sedentario di prima categoria, cosa che non va bene. Dovrei rimediare, ma davvero, GG a te, K, grazie mille per essere qui. Oggi la giornata che streami finché non arriva uno spectro, non arriverà mai quella giornata, caro il mio Pasca, perché si andrà da qualcun altro a renderlo felice, come giusto che sia. Ti tengo in sottofondo mentre raccolgo le forze per 3 ore di allenamento. 3 ore di allenamento io l'ho fatte tipo negli ultimi 2 anni, penso. Sommate, ovviamente. And Atari, please tell me, how was your stream? Did you go forward with Klingon Academy? Grande Pasca, ma ti pare, ti pare? Se c'è qualcuno che deve essere seguito, quello è Pasca. Ha portato un sacco di bei giochi, ha portato tutta la saga di GTA, Max Payne, quindi tutti i giochi Rockstar, Need for Speed. Seguite il buon Pasca, mi raccomando. Ok, guys, I think that it's time to play Super Mario Bros. 3. Oh, by the way, I almost forgot. Atari,
Since you raided us with 156 people, you have the right to participate for free to the giveaway. So, Paul, please send a key to Atari Ping Pong. Oh, wait. I send him the key because I have a conversation with him here. Wait, I think. Okay. Atari, this is the link to join the giveaway. I sent you the key in via private message. You can win 25 euros or dollars, the equivalent in dollars. I had a great time playing Klingon Academy, finished a number of missions, game is getting to the climax, I think. Oh, that's great. So we are about to end the game. That's good. I hope to be on your stream when you will finish it. Ragazzi, ve lo traduco, sta per finire Klingon Academy, un gioco di Star Trek, quindi se c'è qualche fan di Star Trek, mi raccomando, seguite il buon Atari, ma veramente bravissimo, bravissimo streamer, super ospitale, ci ha fatto un miliardo di raid di recente, veramente oggi ha dato il massimo, 156 spettatori, porca puttana, seguite Atari Beer Pong, per favore. Ervu, tu sai che è ora per me, quindi a dopo, l'urco potentemente, Sherlocky, che la forza sia con te, grazie mille per essere qui. Scambiatevi un segno di Pasqua, ben detto Sherlocky. Ti tengo in sottofondo che questo l'avevo letto, ok, direi che possiamo parlare, partire con... Io ho perso la facoltà di parlare nel frattempo. Partiamo con Super Mario Bros. 3. The best game ever made. Guys, by the way, we have another great user here from Germany that is lurking our stream. Please drop a follow to this good guy on Kellon. He's from Germany and he plays retro gaming and also he mods consoles. He modded, for example, a Nintendo 64. He added a Bluetooth receiver so he can play with the modern controllers on the N64. So please drop a follow to this great guy. Wow, ed arriva L2! Carissimo! L2, benvenuto! Un'entrata in scena di tutto rispetto, carissimo! Buon anniversario, grazie mille! Carissimo L2, ragazzi, seguite l'ottimo L2. Si tirano le stalattiti, tutti che stalattitano. Vediamoci una sua clip che probabilmente ho fatto io. Sì, l'ho fatta io, questa me la ricordo. Seguite L2, mi raccomando, ragazzi. Sì. Un bravissimo streamer, mio concittadino, persona veramente eccezionale. Porta dei gran bei giochi. Seguitelo, 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 mi raccomando, e passate da lui, tenetegli un po' di compagnia, mi raccomando, perché veramente non ve ne pentirete. Cosa mi sono perso in chat? Pasqua ha riscattato il giveaway, top. Fammi vincere che sono al verde. Non dipende da me, dipende dal signor culo. Legame di ghiaccio. Cosa ci mette una vita ad aggiornare? Infatti non bisogna giocare a COD, bisogna giocare a giochi che si caricano rapidamente, tipo Super Mario Bros. 3. Uno dei miei giochi preferiti, top, grande Paul Nelson, per questo ti voglio bene. E invece il mio gioco preferito in assoluto, il più grande gioco di tutti i tempi. Goditi il gamer, buongiorno, va benissimo, siamo qui a giocare a Super Mario 3 una volta finiti i Blues Brothers. Tu come va? Che ci racconti? Se vuoi puoi raccontarci tra l'altro della clip che abbiamo appena visto. Vi rimetto il link della ruota prima di iniziare con Mario.
Andiamo. Tutto bene, grazie, ma lunedì si parte con un nuovo progetto finalmente. Spirit Music, hello there! How are you, my friend? Guys, please follow this guy. Spirit Music, it's a great, great, great musician. We are watching one of his clips right now. He recently got partner, Twitch partner, and he's really, really, really amazing. He plays lots of great music, the music that I like, my kind of music, and also because he's a great fan of the Blues Brothers, so it's obvious that he likes good music, that he plays good music. He's also a great fan of Star Wars, so please, se amate i Blues Brothers, se amate Star Wars, se amate anche me, seguite Spirit Music. Bravissimo, bravissimo, bravissimo musicista. Seguitelo, mi raccomando. Oh yeah, Spirit, you have, since you are a sub, you can enter to the Darth Wheel. Today you can win 25 euros or dollar, the equivalent in dollar. You have to redeem the channel point reward from the 1 point, the 1 point reward, and we will send you the key for joining the giveaway. The giveaway, this is the link to participate. Very good. Paul, send the key to Spirit. I already sent the key to also to Atari, so please guys, participate to the giveaway. We will spin the Darth Wheel at the end of the stream today. Thank you, Sick Shots, for the lurk. Let's do also a shout out to the awesome Sick Shots. He gives us a lot of support with the lurk. Messaggi bloccati, ok. Spirit, I'm sending you the key on Instagram via private message on Instagram. So check it out, wait a second. Okay, Spirit, I sent you the key via private message on Instagram, and the link is this one. Eh sì, siamo due gatti praticamente. Esatto, esatto. I'm gonna watch the Blues Brothers tonight, dude. Oh, I skipped this message. That's awesome. I think that I should do it too, because, hey, we just played the game. Of course, we have to watch the movie with Willandra, of course. Guys, please, yes, follow Spirit Music, follow Atari. Do great, guys. By the way, I met Spirit on the Atari chat, if I remember correctly. We started to talk about the Blues Brothers, about Star Wars, and we immediately became friends. Ti devi prendere... sì, esatto, ben detto, Pasqua. Basta, Vilandra, basta, avanza assolutamente. Ok, guys, let's start with Super Mario Bros. 3, the greatest game of all time. Ragazzi, ditemi se l'audio va bene. What do I do with the key? Wait, audio top, grazie cappina. Okay, this is the link to participate. So you have to click the link and enter the code in the little space, and then you have to join. After that, when we will finish the stream, we will spin the wheel
and a winner will be selected. Ok, I went there, perfetto. And you have to join, you can join using the Twitch credentials or Facebook or Google or Steam or Discord after you have done the login. There is the blank space with password if needed. You have to type the password over there and then click to participate. Oh, you joined. Okay. I see you in the list of the participants. So you did everything. You don't need to do anything else. Okay, I'm registered. Perfetto, perfetto davvero. GG. And so at the end of the stream we will discover who is the winner. 25 euros, guys. Not bad, not bad. Grazie, Monk. Can I win a microphone? Nope, but you can buy it one with the gift card, I think. I think that Kinguin also sells microphones or hardware, I think. Datemi conferma, ragazzi. Per caso vendono anche hardware su Kinguin? Non sono sicuro. How about a Cadillac? I don't know. You can buy a model of the actual Bluesmobile, not of the Cadillac, but the Bluesmobile. Yes, Alessia Storyteller got a model of the Bluesmobile in her background when she stream. Of course, guys, Spirit is referring to the famous line of the Blues Brothers when Elwood says that he exchanged his old Cadillac with a microphone. I love that movie. Guys, watch The Blues Brothers. I definitely need a new cigarette lighter. GG, thank you, my friend. Eccola qua, Alessia, ragazzi. Seguite Alessia, mi raccomando. Eccola qua. Solo mozzarella di bufala, però. Aiuto. Io in questo momento mangerei No, la io non bufala di c'è base. niente. Stai vedendo qualcosa nella Ok. chiesa? Procediamo con il livello. Vedi Alberma di un buggy, ma qualcosa? non una qualsiasi, deve essere rossa con Entra cappottina veloce. gialla. Eh sì, la vecchia Entra carriola, lì, la veloce. vecchia carriola. Ok, qui dovevo volare. Man, the gameplay of this game is really incredible. Never seen in my life a game with a game good gameplay like this. I missed the coin, but who cares? Carrie Fisher with a submachine gun in the movie was awesome. Everything in that movie is awesome. Carrie Fisher was really, really great. And if I think that Carrie Fisher is both in The Blues Brothers and in Star Wars, man, she's incredible. She's really, really, really incredible. Questo Mario con coda non lo ricordo, no, malissimo Alessia, malissimo. Come with me for fun in my buggy, ben detto Paul Nelson. Pronta, parto, buon continuo di live. Kappa, grazie mille per essere stata qui. Cappina, seguite KS, ragazzi, facciamo un SO di nuovo ai KS Gaming Life. Paul, se glielo puoi fare tu, che io ho perso qua il nick, non me lo dà. Io l'ho quasi recitata, Pasca, perché non mi va di cantare, però va bene. Dai, questa sarà la run più veloce di Mario 3 di tutti i tempi. Thank you for the lurk, Spirit. Thanks again. Guys, again, please follow the great Spirit music. He's a great musician, and I repeat, he's a huge fan of the Blues Brothers, and that's a really important thing in life for me. Okay, and the first one is done. A presto, cappina, che la forza sia con te. Dobbiamo cantarla insieme per il content. Grande Pasqua, nel nome del content. Ok, fase 2, andiamo. Tra poco le cose si fanno interessanti.
quante volte ho giocato questo gioco. Mamma mia. Ops. Queste cose sono del tutto accessorie perché comunque non è che ci serve prendere le monete, però ve le faccio vedere per completezza. Anche se questa non sarà una run in cui si vedranno tutti i segreti, ma si vedranno per esempio i segreti per arrivare alla fine del gioco a velocità della luce. Foglia. Stella. E due andate. Ok, adesso facciamo intanto questa dove perdo sempre. E stavolta ho vinto. GG, due up. E poi facciamo, dopo aver salvato, il castello. Perché nel castello troviamo il primo flauto per il warp. Che ci consentirà di andare assai celermente nell'ultimo livello. Ed eccolo qua. Per avere l'altro fischietto invece facciamo il livello numero 3. Oh, Mary Rose, buongiorno, come va? Benvenutissima. Che si dice? Vediamoci, cioè, una bella clip di Mary Rose, no. Vediamo che cosa esce fuori. La gradina. Credo proprio che sia forte. Un attimo, ciccio bello col cappello. Sai com'è? Mi sono trovato uno davanti senza scudo. Oh, che cazzo di vedi. Ecco, qui troviamo il secondo flauto magico che ci consentirà di andare alla fine del gioco. Basta abbassarsi nella piattaforma bianca, dopo qualche secondo si diventa invisibili, si corre a destra e adesso abbiamo il secondo flauto. Appena svegliata, a te come va? Direi molto bene, la live sta andando piuttosto bene. Oggi è l'anniversario di affiliazione, quindi si fa party hard. Un funghetto, speravo nella foglia, ma va bene lo stesso. Ragazzi, mi raccomando, seguite Mary Rose che ha iniziato da poco qui su Twitch, ma va veramente, veramente, veramente forte. Adesso la fase 4 è accessoria per arrivare all'ultimo livello, già ci possiamo arrivare fin da adesso, però direi di farla lo stesso perché ci consente di prendere una P. La P sarebbe l'oggetto che consente di volare per tutto il livello. E nell'ultimo mondo credo che servirà. Per accedere alla P bisogna fare qualcosa di non proprio semplicissimo, ovvero raccogliere tutte le monete che ci sono nel livello, che è, come vedete, a scorrimento automatico, quindi non è proprio una passeggiata, ma dovrei riuscirci senza problemi perché l'ho già fatto alcune volte nel corso della mia vita. Ora ragazzi, vengo a leggere la chat. Qui è un momento piuttosto critico, questo punto. Ops, mi è sfuggita una moneta, spero bastino comunque. Vediamo se ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta, allora lo rifacciamo perché sarà molto utile. Nel frattempo saluto il buon Peter Pan 48, benvenutissimo, grazie mille per gli auguri. Facciamo un SO a Peter. Oh, nel frattempo è arrivato a teatro il grande Scuba con molte difficoltà perché avevo i nipoti a casa. Ah, i nipotini.
qui, qua, ricordiamocelo. Buon proseguimento e ancora auguri. Grazie Scuba, buon teatro, buon tutto. Grazie ancora per essere passato, per il lurk. Che la forza sia con te e a prestissimo. Ah, Peter Pan, pensavo streamassi, non so perché, e invece niente. Vabbè, beccati sto so così, a gratis, come si suol dire. Eccomi qua ragazzi. Oh, Noir Salvatore, hello there, thanks a lot for the sub, my friend. Come va? Va tutto bene. We are playing Super Mario Bros. 3, my favorite game ever. And today is the anniversary of the channel, so thank you for being here, thanks a lot for the sub. We are at 53 sub points. If we arrive to 65, we will reach the goal, and I will post on Instagram a picture of myself from when I was 60 years old, dressed as Raffaello from the Teenage Mutant Ninja Turtles. So we still have time to reach the goal. Thank you, Noir Salvatore, for your support. The force is strong in you. Yeah, myself, but a little version of myself, a 6-year-old of version of Darth Elwood, dressed as a Teenage Mutant Ninja Turtle. The only time that I did a cosplay in my life. Guys, please follow Noir Salvatore. He gave a great support to the channel. He's a great streamer. He's from Singapore, and he's a huge lover of Italy. So please drop a follow to Mar Salvatore. He even have an Italian name, Salvatore, like my father. So lasciate un follow al buon Mar Salvatore. Yeah, 6 years old. It's still early for my face reveal, but it will happen someday. Prima di riprendere col livello, voglio fare un'altra presentazione. To another great Italian streamer. Her name is only Nora. She's really, really, really good. A great Italian streamer. She's really professional. She's really skilled. She plays lots of retro gaming. She focuses on Resident Evil, but she plays everything. A lot of PlayStation games. Please drop a follow to Only Nora. She's lurking us right now. She's supporting us with the lurk. And today she has a marathon. She starts at 2 p.m. if I remember correctly. Alle 2 comincia una maratona. La grande Only Nora, quindi seguitela, mi raccomando. E nel frattempo Pasca ha regalato una sub di livello 1 a Sasha Gray. Adesso la mia... Non c'è più niente da fare, il mio obiettivo della mia vita è stato raggiunto, Pasca, ti ringrazio tanto. Tra l'altro si avvicina il momento dell'hype train. Io faccio finta di niente, grazie a Noir, grazie a Pasca. I'm having dinner soon, kumpa. Noir, you are the top. Ragazzi, visto che oggi abbiamo tante persone, se sbuca qui fuori nella chat Sasha Gray, veramente... È la fine. Soprattutto è la fine per Pasca, perché veramente... I'm learning. Yes, oh, by the way, Kumpa, it's not even Italian. It's a dialect. It's, southern... generic southern dialect. For example, here in Catania, my city, we say mbare. That sounds a little bit like Kumpa. But we say mbares. That it's written in this way. Se sbuca Sasha, addio a tutti. Vado da lei a fare il mod. Grande Paul, guarda, ti capirei. Se mi abbandoni per Sasha, ti capirei. E il resto, ecco, benissimo, grazie. Restate tutti, perché
oggi potrebbe arrivare Sasha Grey a farci gli auguri per l'anniversario del canale. Ho parlato. Bare, got it, grande Noir. You learned a very important word from Catania, from Sicily. But it's really important here. Okay. Let's try again this level. Niente, Light Train mi sa che se ne sta andando. 15 secondi rimasti. Ma dopo il gesto di Pasca non posso che ritenermi soddisfatto. Oh Cristo, ed è partito Live Train, Alessia Storyteller, grazie mille per i 100 bittoni. E Live Train è partito. Grande Alessia, guys, follow Alessia, she spoke lots of languages. Noir, please drop a follow if you already don't follow her to Alessia Storyteller. She speaks Italian, English, French, Spanish, maybe Deutsch, no. Maybe don't Deutsch. Alessia, dici, parli anche tedesco che non ce lo ricordiamo. Grazie mille Alessia davvero per aver avviato il trenino. Chi lo sa dove ci porterà. Dar Jason, grazie mille per i 100 bittoni, anche tu sei salito sul treno. Vediamo se riusciamo, chi lo sa, a raggiungere il... l'ormai... Fuck, non ce l'ho fatta un'altra volta, devo rifarlo. Vediamo se riusciamo a raggiungere l'obiettivo. Ormai mi sembra un'impresa ormai improba. Quanti ne mancano? Oddio. 11. 11 e ce la facciamo. Mai stati così vicini, mai stati così vicini, ragazzi. Comunque mi conviene salvare poco prima della parte quella che sto... che non sto riuscendo bene a fare. Tra l'altro credo che dipenda dal controller. Perché non ho mai avuto difficoltà in quel punto, però... Ecco, salviamo qui. Magari il lag. L'input lag, il famoso input lag. Ok, vediamo che cosa succede nel frattempo in chat. L2 ha sparato 100 bittoni anche lui, quindi siamo... all'81% dell'hype train di primo livello, grazie mille L2, sempre fin troppo generoso, ti ringrazio di cuore. Vediamo, I wish I could, ok, niente, niente Deutsch, a bit of Portuguese, non lo sapevo questo. Sasha, many people have seen you, but have you seen so many people? Penso di sì, Pasca. Questa era una pessima battuta, lascio un po' di follow a chi non segue già, grande Alessia, così si fa, bravissima. Pasca, dona 20 sub. Niente, Pasca, ti stanno... certi figuri incappucciati oscuri ti stanno provocando. E Pasca l'ha fatto. E Pasca l'ha fatto. Raggiunto il secondo livello. Tra l'altro, in questo caso, una persona che non conosco. Kazumi Sen. Cos'è? Non vorrei fare... Non vorrei, diciamo... No, ok. Non sembra una mestierante collega di Sasha. Ecco. Poi non so, non sono molto aggiornato in tal senso. È una streamer, non la conoscevo. Taccio, Paul, taccio. Conoscendo Pasca... Grazie Pasca per aver donato la sub. Vediamo un po' cosa mi sono perso. Kill Jordi che è tornato, eccolo qua. Parte il non dormire, comprensibilissimo Kill. Perfetto. Ragazzi, riprovo a fare il punto delle monetine. No, sono stato lento, non ci arrivo secondo me così. Devo saltare prima. Ecco, così forse ce la faccio. Ok, ce l'abbiamo fatta. Direi che adesso è tutta in discesa.
Ok. Pasca invoca il livello 3. Mancano 3 minuti e 13 e 10 sub all'obiettivo per sbloccare il premio finalmente, nonché l'emoticon, che probabilmente è la cosa più importante. Nel frattempo, fungo speciale, prendiamo la P. E adesso possiamo andare all'ultimo livello. Tra l'altro qui c'è un piccolo trick molto importante per andare all'ultimo livello dal primo, all'ultimo mondo nello specifico. Come si fa? Salviamo intanto. Bisogna usare il fischietto. E poi, senza entrare nei livelli, quindi direttamente da qui, usare il secondo. Così facendo si arriva all'ottavo e ultimo mondo del gioco. Quindi direi di aspettare la fine dell'Hype Train. Godiamoci questa musichetta rilassante. Riposiamoci un attimo. E poi si inizia con l'ottavo e ultimo mondo. Grazie Kill per essere in modalità lurk, sempre super 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 apprezzata qui sul canale. Certo, adesso vedere chi sta lurkando non è proprio una cosa semplicissima, visto che ci sono tipo 1000 persone. Vediamo se c'è qualche nome che riconosco. Tanta, tanta gente. Oh sì, c'è un bravissimo streamer che sta lurkando e ci tengo a fargli uno shoutout. Nel frattempo 10 secondi per il treno. Spero di scrivere correttamente il nickname. Sì, l'ho scritto bene, perfetto. Seguite ragazzi il buon The Fat Ratman, fuso orario inglese, quindi anche facile da seguire per noi italiani. Bravissimo streamer, mi raccomando, lasciategli un follow. Elwood, a 1000 spect sarai star di Hollywood. Ma magari, magari Albi, magari. Ma già va benissimo così, fossero ogni giorno 170 ci metterei 200 firme. Ok, andiamo all'ottavo mondo. Io ragazzi vi ringrazio di cuore per l'Hype Train. Siamo a 10 punti dall'obiettivo finale. Veramente grazie per la generosità, siete il top. Faccio 2 minuti di pausa, vado a bere un altro po' d'acqua, vado a sgranchirmi le ossette e poi partiamo con l'ultimo mondo di Super Mario. Eccolo qua, il mondo dell'oscurità. Beva, beva, di nuovo Alessia, c'è la seconda volta che mi viene fatta questa citazione. Grande, grande. Se non ero completa era beva, beva e continui col sedere. Ecco, chiudiamo così e andiamo in pausa. A fra pochi secondi ragazzi.
stai guardando la stream, Davide? Rieccomi qua, ragazzi. Nel frattempo è successo di tutto. Il buon Feldest ci ha raidati. Oggi è la giornata dei raid quando sono da tutt'altra parte. Quindi Feldest, ti ringrazio di cuore, grazie mille. Ti avranno già fatto tutte le presentazioni del caso ed è giusto così. Ragazzi, seguite Feldest, bravissimo che hai riscattato il biglietto. E che la forza sia con te per l'estrazione. Cristiano 92, buongiorno anche a te, come va carissimo? Benvenuto, benvenuto. Allora, il raid è stato di... qui mi dice di 8, però appunto tanto sei abbonato, quindi basta il punto e top. Ah sì sì, infatti, esatto, era sopra... vedi, Feldest anche onesto, anche onestissimo. Tanto gentile e tanto onesto è il nostro Feldest. Le ultime parole famose: sono caduto come un cretino. Ma sì, Paul, diamo la chiave, chi se ne frega, più siamo e meglio è, volemo se bene. Sì, ma 8 pubblicità, perché ero in pausa in realtà? Già adesso dovrebbero essere finite le pubblicità. Cioè, le ho attaccate andando in pausa e tornando dovevano essere finite. Qua mi dice, infatti, prossimo annuncio inizierà tra 56 minuti. Come mi dici sempre, Dartelwood, anche troppo onesto, esatto, ormai diventerà una citazione. Ok, partiamo con l'ultimo mondo di Super Mario. Feldest, mi pare che tu già segui sia Atari Beer Pong, che oggi ci ha raidato prima di te in maniera epocale, e sia il grande Spirit Music. Se non lo fai, seguili, mi raccomando, diamogli tutto il supporto possibile e immaginabile, perché veramente, cioè, Atari mi ha fatto tipo 4 raid in 5 settimane, una cosa del genere, cioè... pare che mi vuole fare diventare partner, quindi veramente seguite quel bravo ragazzo e seguite anche Atari, che pure lui ci ha fatto l'altro giorno un raidone pazzesco. Questa va a scorrimento, questa fase, molto difficile, queste qui con i carri armati, mi stanno sui coglioni perché bisogna evitare un sacco di maledetti proiettili.
appena lo finiamo, che manca poco. Opla, stavo per farmi beccare da questo stronzetto. Ah, ecco, quando ragazzi dicevo che io l'unica cosa che so fare sono... Ora parlo troppo presto. Comunque dicevo che le uniche cose che so fare sono parlare di Star Wars e dei Blues Brothers e anche beccare la recitazione. Beh, sappiate che so anche giocare abbastanza bene a Super Mario 3. Detto questo, leggiamo un po'. No way comunque Super Mario, sì Feldest, cazzo, è il mio gioco preferito di tutti i tempi, Super Mario Bros. 3. Il primo gioco che ho giocato in vita mia, alla tenera età di 3 anni, mi ha iniziato al mondo del videogaming. Bravissimo Feldest, grazie mille Sora Nighty, ora è comparso anche il messaggino dell'anniversario, ti ringrazio tanto. L'urcheggio che è un incontretto, è vero, è vero. Alessia oggi si incontra con... non lo so se si può dire, ma ha un incontro con un altro streamer. Non so se è una cosa che vogliono fare poi delle, magari delle foto a sorpresa o non so che cosa, quindi taccio. Ma mi trovo in soggezione a raidarli. Ma no, futtatini, raidali. È gente umile che anche con... ho visto ringraziare anche in raid di 2-3 persone, quindi veramente. Non farti problemi. Il primo SO a Sora, mi piace. Infatti è iniziato bene, Alessia, la tua carriera da mod. Il primo shoutout di Alessia Storyteller da moderatrice a Sora Nighty. GG, complimenti. Ma questa uscita in dialetto? Cosa ho detto in dialetto? Neanche me ne sono accorto. Quando sono sovraccitato comincio a parlare in dialetto e neanche me ne rendo conto. Ah, futtatin. Ah, vabbè, questo è quasi come se fosse italiano. È talmente ormai nel mio lessico che è quasi italiano, quasi internazionale. Lascio fare tutto a te, Alessia, ora. Vado in pensione. Bravo, Paul. Liberati di questi pesi e di queste responsabilità. Lasciamo spazio ai giovani. Non vai a mangiare. Infatti, in effetti, Paul non va in pensione. Paul va a mangiare, il che è diverso. Ok, qui in questo livello c'era un trick che faceva sempre mio cugino e anche mio zio. In pratica si infilavano sotto la nave. Porca puttana, ho perso la coda. Io senza coda non so giocare. Si infilavano sotto la nave e nuotavano sotto la nave. E si passavano tutto il livello sotto la nave. Io non lo farò perché a me non è mai riuscito molto bene. In pratica mi incagliavo e Mario schiattava contro il background che incombeva. Merda, mi sono messo in una brutta situazione. Brutta, 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 come diceva qualcuno. Ovviamente lui è versatile. Ok. Beccato il boss, posso tornare alla chat. Però mi piace un sacco il tuo stile, Stocca. Non so da dove l'hai preso, eh. Però allora, sei fico, cioè mi piace proprio lo stile. A prendere il pollo con le patate. Cos'è il canon? Ideologicamente fino a che ora tiri? Non troppo, penso che finisco Mario e si chiude, si gira la ruota e stop. Vedremo, vedremo. Non sapevo si potesse fare. Ah, dici passare sotto la nave, quindi anche tu sei un conoscitore, un connoisseur di Super Mario Bros. 3. Complimenti. Buondì caro, sarei voluto passare prima, ma ho giocato a Grim Fandango fino alle 4. In realtà lo sapevo, non dirò come, ma lo sapevo che stavate giocando a Grim Fandango. Tra l'altro gioco che adoro, tra le ricompense canale. Non riscattate la ora perché altrimenti devo uscire, ma c'è anche un video di
di Glottis che canta e suona ancora arrugginita. Uno dei momenti più belli di Grim Fandango. Anzi, penso il più bello di tutti. Il grande, grandissimo Glottis. Esatto, Grim Fandango Remaster. Tra l'altro bellissima la remaster. Santo, se vuoi dirci cosa c'era nella clip che abbiamo visto, cioè che avete visto, ci fate sapere, ci fai sapere. E ragazzi, seguite tutti quanti Santonint, mi raccomando. Grazie per il lurk, Sora. Buona cucinazione. Se ci vuoi far sapere poi magari cosa hai preparato, siamo molto 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 curiosi. Non era maratona, no, non è maratona. L'ho scritto per scherzo. Da piccolo ricordo che avevo un gioco dei Blues Brothers per Game Boy Color. L'hai mai visto, provato? No, assolutamente no. Poco fa mi hanno detto che c'era un gioco per Commodore 64 dei Blues Brothers. Adesso scopro che c'è anche quello per Game Boy Color. Dovrò giocarli tutti a sto punto. Dovrò giocarli tutti a sto punto, Cristiano. Grazie Feldest per il lurk. Seguite Feldest, mi raccomando. Grazie ancora per il raid. E mangia pure per Paul e per me, mi raccomando. Ah, Cristiano, non so se hai i punti. Mi raccomando, chi ha punti canale a sufficienza, 3000 punti, può riscattare il premio per la super ruota. 25 euro di premio minimo. Oh, good tunes, hello there. Thank you for the happy affiliate anniversary. And welcome. Thank you for being here. May the force be with you, my friend. Nella clip stavo uccidendo un boss di Elden Ring solo con i perri. Ho fatto complimenti estetici a un utente. Comunque lo sto amando Grim Fandango, nonostante alcune cose siano fuori di testa. Guarda, è bellissimo. Alcuni enigmi sono però troppo assurdi. Io mi ricordo che in un enigma, quello dell'ascensore, non capivo cosa cazzo bisognasse fare. Ci siamo stati io e Vilandra per superare quell'enigma senza usare soluzioni tipo 3-4 mesi. Assurdo. Grazie Santoni per aver riscattato la ruota, appunto. Ora Paul ti manda la key in privato, perfetto. Gli Hammer Brothers senza avere neanche il Super Mario sono difficili, ma ce l'abbiamo fatta. Qui un salvataggio ci vuole. Fuck, no, no, faccio il gioco sporco. Non voglio perdere il fungazzo. E fuck, il boomerang mi ha spaventato, ho saltato di istinto. Merda. Sto facendo una figura barbina dietro l'altra. Oh, ce l'ho fatta. No, che cazzo. Mamma mia. Lo devo saltare. Lo devo assolutamente saltare. Oh, così si fa. Si salta in testa ai problemi. Oh, e finalmente ho una foglia. La cosa più importante nella vita è avere tante foglie. Che bello Grim Fandango. Penso che quando finiremo fra 40 anni Monkey Island, tutta la serie con Vilandra, perché vi ricordo che nelle live di Monkey Island c'è anche Vilandra, giocheremo penso a Grim Fandango. Meglio, lo rigiocheremo perché l'abbiamo giocato quando ancora non streamavamo, quindi. Grazie a te. Come va? Io paradossalmente quella dell'ascensore l'ho risolta subito, top. Poi ore per tutto il resto. Mi sono anche fatto aiutare perché una certa ormai ero uno zombie. Comprensibile. Penso che avrei fatto lo stesso se ero in streaming. Invece in quel caso lì siamo andati avanti per mesi e mesi. Hey Water, hello there. Nice to have you here. Yep, they are the free Steam games you can redeem from the Channel Points Reward. This is the actual list, but the list change when one of the games is redeemed. Call of Duty Warzone. Guys, Water is a streamer, so please drop a follow to Water. And let's see also a clip of Water. Let's see if there is some nice clip. Yeah. If you want, you can tell us about the clip that we are currently watching. And guys, please follow again General Andrews. She is still lurking us. He's a great streamer. He's a
speedrunner, so please drop a follow to our Canadian pal General Andrews. Questa era più facilotta. Still learning about streaming. Don't worry, we all started from some place. If you need any hint, any suggestion, don't be afraid to ask, my friend. Yeah, today it was it's going very good, my friend, because we got a huge raid by another user that I suggest you to follow. He's really, really, really a good streamer, and he raided us like 4 or 5 times in the last week. He's really giving a huge support to the channel, and I really suggest to follow Atari Beer Pong. He's a great guy, he's a Star Wars fan, a Star Trek fan, really, really a nice person, by the way. Oh, don't worry. As our friend Pasca always say, we grow up together. Being together is the only way to grow up on Twitch. Ok, questa è la fase dei pescetti. Mannaggia i pescetti. Qui qualche stronzata la faccio sempre. Però se non sbaglio dovrebbe esserci una coda. Oh fuck, niente. Another great streamer and a great mod is Clairbur. Clairbur is a really, really, really super nice person. She super deserves a follow. She's helped a lot our channel. She's really supportive. She always lurks. And we always appreciate the lurking. And we always do shoutouts to the people who is lurking the stream, because lurk is really, really echo water as a suggestion. Lurk is really important on Twitch. Always be super kind and super thankful to everyone who lurks your stream. Krunjax, buongiorno, come va? Grazie mille per gli auguri, carissimo, benvenuto, ti faccio un super SO. Te lo voglio fare io quello con la clip. Vediamo se mi supera Paul. Sì, già l'avrò Bloody fatto. Mary. Niente, mia Bloody è stato Mary. Velocissimo. Bloody Mary. Jax, benvenuto. Se vuoi raccontaci Bloody pure Mary. Quello che stiamo vedendo nella clip. 5 volte. Ah, 5. Bloody Mary. Stanco, amico mio. Comincio a esserlo anch'io. Dopo 4 ore comincio a esserlo anch'io. Con una settimana alle spalle. Lurk is really important on Twitch. Yep. Most important thing. If you see, my friend, we are 170 people here right now, but we are like 6 or 7 people really active on chat. So everyone else is lurking, and they are so, so, so precious. So lurking is super important here on Twitch.
Rieccomi qua, ragazzi. Stavo un po' vedendo la lista dei lurcanti. Purtroppo non è facile, visto che ora sono un miliardo, quindi diciamo che non è la cosa più semplice del mondo, però è bene controllarla, è bene dare spazio a chi ci sta facendo la cortesia e il privilegio di lurcarci. Bentornata a Buritopia, welcome back. Come va? Come va la tua giornata? E abbiamo Kilvern, buongiorno carissimo, grazie mille per gli auguri, ti ho visto che eri in lurk, ti ringrazio tantissimo. E Andrea Snyder, buongiorno, come va? Benvenutissimi ragazzi, grazie, sono ben felice di avervi qui, vi ringrazio tanto per la vostra presenza. Benone a breve micro in palestra, mamma mia, tu e Cappina, come fate ad andare in palestra soprattutto di sabato? Io vi... ammiro qual immensamente. È, qual è, raga, qual è? Come quella? Non è i gemelli. I gemelli. Guarda se e ci fanno i soldi. Perché io personalmente, cioè oddio, già non riesco gli altri giorni della settimana. Figuriamoci il sabato. Io ci sono appena ieri ci sta, Andrea, ieri ci sta. Il venerdì ci può anche stare, ma il sabato, mamma mia. Tutto bene ora che posso stare di nuovo seduto, esatto Kilven. Che problema c'era? Comunque la posizione migliore è quella in realtà. Hai dovuto lavorare, hai dovuto fare altro? Grazie mille Cucurine, grazie mille Crypto per essere di nuovo qui. Ecco infatti Andrea, ti capisco benissimo. Seguite Crypto, mi raccomando ragazzi, e anche Cucurina, che è la sorella di Vilandra. Lo so, in realtà Verox, nel tuo caso lo so benissimo. Bene anche, siamo qui in bella compagnia, siamo nell'ultimo mondo di Super Mario Bros. 3 e sto facendo, penso, il livello più difficile del gioco senza utilizzare la coda, cosa che non dovrei fare perché non so se sono in grado, perché qui la coda è quasi obbligatoria, però vediamo se riesco nella impresa. È veramente difficile, perché va velocissimo, come avete potuto notare il livello. Vediamo se le mie skills nel corso degli anni non si sono arrugginite. Qui vengo colpito sempre, esatto. No, fuck, lo sapevo. Che dite, ormai ci devo provare? Chi è sorella di Vilandra? Cucurina. E invece Cryptholder è il compagno di Cucurina. Quindi mi raccomando, seguiteli tutti. Follow immediato. Benissimo, benissimo. Mi raccomando. Tra l'altro Crypto in realtà già streama. Ha fatto alcune live, ora è un po' in un periodo di pausa. Ma mi raccomando, diamogli tutto il supporto possibile. Seguitelo perché deve raggiungere ancora l'affiliazione. Così magari si trova qualche follower extra e lo sproniamo a tornare in live. Idem Cucurina, se volete vedere Vilandra in live, se la volete vedere streamare, praticamente lei si farà convincere solo quando la sorella inizierà a farlo, perché vuole fare dei live in cui gioca a scacchi con sua sorella. Quindi seguite anche Cucurina, oltre ovviamente che la consorte Dart Vilandra, quello è fondamentale. Bravissimi ragazzi, vi voglio bene, grazie di cuore. Io nel frattempo, prima di iniziare di nuovo il livello, vi faccio una presentazione anche al buon Metal Zarco, che è tutto il giorno che ci tiene compagnia, sia di presenza sia con il lurk, quindi davvero bravissimo ragazzo, seguitelo. E io riprovo il livello difficile di nuovo senza usare la coda, vediamo se ce la faccio. Ormai, no niente, sono precipitato. Per poco non distruggevo le cuffie. Ho fatto un movimento che non avrei dovuto fare, stavo per staccare il cavo della cuffia. Niente, sono deconcentrato. Un attimo che torno seduto in posizione dritta. Qualcuno dovrebbe riscattare, siediti composto.
White Falco, primo messaggio in chat. Buongiorno, come va? Welcome. Grazie Pasca, meno male che ci sei tu. Ci riprovo, ragazzi, ci riprovo. Vi ricordo, ragazzi, c'è il giveaway. 25 euro di premio minimo, 50 euro di premio massimo su Kinguin. FAQ per accedere. Completamente gratis il giveaway, 3000 punti canale per chi non ha la sub, quindi per i potenti lurker questo è altro, un punto canale soltanto per chi ha la sub, perché giustamente chi spende dinero lo dobbiamo pur premiare in qualche modo. Inoltre, per chi fa raid superiore a 15 persone, partecipazione immediata e gratuita. Comando punto esclamativo will. E nel frattempo sono riuscito a farcela, anche se resta il boss che magari ora mi owna. Vediamo un po'. Ma no, anche no. Allora, leggiamo un po' la chat nel frattempo. Adoro il vecchio Super Mario Bros. 3. A chi lo dici, mondo, a chi lo dici, il mio gioco preferito. Tutto bene, avevo lasciato il follow tempo fa, ma sono sempre incastrato e faccio fatica a passare. Ti capisco, White, in realtà... Anche io ti follow da non so quanto tempo, quindi siamo nella medesima situazione. Sto portando un piccolo, un grande capolavoro, grandissimo. Bah, non penso tante, Pasca, non penso tante. Siamo quasi alla fine di Super Mario. Non voglio andare troppo avanti. Ho bisogno di godermi un sabato di relax con la consorte. Proprio ne ho estremo bisogno. Mi sono innamorato perso del primo Super Mario World per SNES, che io non ho mai giocato purtroppo. Me ne vergogno, è una mia grave mancanza, ma quando giocherò tutti i Super Mario, cosa con intenzione di fare, perlomeno i primi, ovviamente mi sparerò anche il World, perché molti dicono che è il migliore, io non lo so, per me il migliore resta questo, ma non avendolo mai giocato non mi esprimo. Nel frattempo, Coop, I hope that I say the name correctly, Q-U-P. One o P1. Thank you for the follow. Chiudi tutto, la live è finita, andate in pace, rendiamo grazie a Pasca. Oh, Serena Gaming Chronicles, buongiorno, benvenuta. Come va? Facciamo un SO a Serena Gaming Chronicles. Anche lei streamer, che tra l'altro sta portando uno dei miei giochi preferiti in live, alternandolo anche ad altri, sta portando Knights of the Old Republic, quindi parliamo di Guerre Stellari. Chi porta Guerre Stellari e passa da Elwood va assolutamente seguito, quindi lasciatele un follow e vediamoci magari anche una sua clip, vediamo se esce proprio KOTOR. Stiamo bene, tranne Krungex che è super stanco. Stiamo qui giocando Super Mario Bros. 3, non so se lo conosci. È il primo gioco che ho giocato in vita mia, quindi visto che oggi è l'anniversario di affiliazione del canale, ho pensato di portare un pezzo del mio passato. Vediamo un po'. Te ne innamorerai, Ella, dei colori delle sprite incredibili, per non parlare di una cosa che tu in particolar modo amerai, la musica. In realtà ho giocato i primi livelli, però poi non sono andato avanti, sempre su emulatore ovviamente. Ma sì, lo vorrei effettivamente finire perché mi sento... Mi sembra una grave lacuna nel mio curriculum videoludico. Il nonno ti osserva. Infatti mi sto sentendo un sacco protetto. Qui ci sono messaggi in codice che non comprendo. Ormai è parecchio che l'ho finito. Hai finito KOTOR? Top. Ma inizierai anche il 2? Io devo portare il 2. Ho portato l'1 tipo un anno fa e ancora mi manca il 2. L'ho giocato un sacco di volte. Però lo vorrei portare in live. Stanco di essere stanco. Eh beh.
Grazie mille Cristiano per gli auguri, grazie mille Serena. Dai che sabato oggi benedetto Andrea. How can we make him do push-ups? Me? Push-ups? Never. I will do like 10 push-ups if we reach 200 subscriptions. It's the only way. Anyway, welcome Deep. First message in chat, welcome. Nice to have you here. No, il 2 non penso di rifarlo, non mi piacque molto. Guarda Serena, ti consiglio di dargli un'opportunità. Io l'ho finito entrambi, cioè il primo 5 volte, il secondo 4 volte nel corso dei decenni. Il 2 la prime volte, non me, le prime penso due volte, non mi era piaciuto tanto. Le altre due volte, rigiocandolo, l'ho apprezzato sempre di più. E adesso mi piace tantissimo, sia per il gameplay, a livello di... che è superiore al primo. A livello di trama, diciamo che il primo è più sensazionale. Il primo ha una trama pazzesca. Ovviamente non parliamone qui per evitare spoiler, ma il primo ha una trama veramente incredibile, della serie che uno non ci dorme la notte, soprattutto per certi colpi di scena. Il 2 è più psicologico, è più filosofico, bisogna saperlo apprezzare. Tutte le frasi che dice Creia, che è il buon Pierluigi, che in questo momento qui non c'è, praticamente è davvero 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 una bella esperienza anche il 2. Ripeto, è un gioco che va giocato secondo me più volte per essere davvero apprezzato. Consigliatissimo comunque. Allora, vediamo. The Planet Crafter, fighissimo. Ho iniziato ora, mi sto divertendo un botto. Non lo conosco, White. Che gioco è? Rieccomi, Kill Jordi, bentornato. Who Ruins the World, Girls? And that's a good thing, my friend. Sto cornutazzo. Ho iniziato quando arrivò la demo, l'ho trovato fantastico. L'ho portato in live fino a vedere il release ufficiale. Tutto bene, sono veramente felice che sia sabato. Siamo in due, santo, siamo in due. Had to reset my internet, I kept loading up your stream, will be back as up. Thank you, my friend, thank you, Sick. Your support is really, truly appreciated. Guys, follow Sick Shots. He's a great streamer, he's a great supporter of the channel. Please, lasciate un follow a Sick, mi raccomando, ragazzi. Veramente, veramente, super collaborativo, super gentile, super bravissimo. Follow. Io e due Kotor li ho trovati in scontissimo, devo solo smanettarci un pochino perché almeno il primo mi dà problemi con OBS, anche per qualche motivo anche a me Sherlock mi ha fatto vedere, veramente mi ha fatto bestemmiare. Dovrei avere dei programmini che servono a streamarlo come si deve, quindi eventualmente parliamo in separata sede. Ecco, però se è risolto tanto meglio. Mi sono perso il titolo di cui stai parlando, Knights of the Old Republic, quello di Guerre Stellari, Kotor. L'ho portato il primo tempo fa, vorrei portare ora il 2. Se non erro c'eri assolutamente, Verox, quando l'abbiamo giocato. Ho provato la demo, ok. I love the cats, always on the way. I love cats too. È un gioco survival crafting. Sei in un pianeta completamente inospitale alla vita e devi fare in modo che possa supportarla, quindi facendo tornare aria, acqua, piante, insetti, anfibi, mammiferi. Figata. You do push up with the cat? That's cool. Ah, ho capito, perfetto. Who is not funny? Liber Arcano is super funny. He also stream in English. Follow the good Liber Arcano. And also follow Naples Girl and Shura Ita. We did some shoutouts to them some minutes ago. They are great streamer, great person. Il matrimonio a Las Vegas è stato bellissimo. Che invidia, ragazzi, vi invidio. Io e Vilandra volevamo sposarci a Las Vegas, ma questa è un'altra storia. Noi li abbiamo entrambi, dici Kotor, dici Burritopia, perché non li portate in live, che sono fighissimi quei giochi. Ok, anche questa fase è davvero davvero difficile. Qua di solito quando ero piccolo usavo sempre la P per finirlo. Ma proviamoci senza. Qua tra l'altro c'è un piccolo extra, anche se non è semplicissimo spiccare il volo. Oh, sento una voce britannica. Niente, me lo sono perso. Bisogna usare proprio la P per arrivare lì sopra.
Ok, facciamo il livello e stop. Nel frattempo cos'è successo? Alex RM, buongiornissimo, carissimo. Poi non ti abbiamo visto streamare questa settimana. Io la sera io e Vilandra eravamo lì col tuo canale aperto della serie Ora parte. Però sappiamo che tornerai più potente che mai. Ragazzi, seguite Alex RM, veramente bravissimo streamer, persona fantastica, veramente una persona di cuore. Super divertenti le sue live, porta alla qualsiasi tipo di gioco. Seguitelo e non ve ne pentirete, veramente. Bravissima persona. The Planet Crafter, in pratica devi terraformare un pianeta simile a Marte, lo devi rendere abitabile, ha una bella backstory ed è programmato da una coppia. Ah, quindi proprio un indie duro e puro. Change channel or we gonna have push-ups? Nah, or maybe I can tell you that I'm doing push-ups right now. Since I don't have a cam, you can believe me. Ready to be Rocky. Hai ragione, sì, si riprende, top, seguite Alex, così quando si riprende lo andiamo a trovare in massa, ragazzi. Ho girato la domanda a Stefano, mi raccomando ragazzi, se mi volete bene, seguite Alex, perché se lo merita. Ho girato la domanda a Stefano e la risposta è stata: perché sono lunghissimi e molto stratificati e non sono gestibilissimi come tempistiche di gioco? Ma no, non è vero, se l'ho portato io in live, tra l'altro quando ero uno streamer ben peggiore di adesso... Potete portarlo assolutamente. Tra l'altro vi posso dire anche il tempo di gioco, perché la prima volta che l'ho finito, quindi blind run, e avevo 15 anni circa, 50 ore circa, finito in 4 giorni. 50 ore, 52 massimo. Rifatto il giorno dopo, 40 ore, col finale del lato scuro. 40 ore sempre in 4 giorni. Quindi si può fare. Quanta bella gente c'è oggi. Assolutamente sì, Alex. Siamo in tanti e siamo soprattutto bellissimi. Soprattutto voi, ragazzi. Torchiamo, Nicole. Vai. Deep, you are always welcome here. Why, band? Problema dei Kotor che fanno parte dell'universo espanso. Per favore, quello è il vero Star Wars, l'universo espanso. Andraste, buongiorno, welcome. Che la forza sia con te, facciamo un SO. No, non facciamo un SO ad Andraste perché l'ha già fatto Paul Nelson, anche uno con clip. Andraste, benvenuta, se vuoi dirci cosa c'era nella clip che abbiamo visto, anche perché a me è sfuggita che stavo guardando da un'altra parte e non ho l'audio delle clip, raccontaci pure. Ragazzi, seguite Andraste, mi raccomando. Esatto, Paul è sempre pronto e scattante, assolutamente, sempre sul pezzo. Elwood 15enne, 52 ore è fattibile, sì. Tra l'altro, ripeto, ho giocato in blind run da un 15enne che aveva ancora poca esperienza con i GDR, quindi... Da quanto tempo, Paul? Paul qua, tranne quando è a sbranare Panzerotti, ormai è sempre qui. Mamma mia, che bella, avevo il CD-ROM con la custodia cartonata, ancora il CD originale da qualche parte. Ah, mi ero perso questo messaggio. Dopo aver portato la serie di Doom, porterò la nuova serie di Star Wars Dark Forces Jedi Knight. Grande, Serena, io ho portato il primo Dark Forces, la remaster che è uscita qualche tempo fa, ed è il gioco Dark Forces che mi ha fatto amare e scoprire Star Wars quando ero piccolo. Prima dei film, per me c'è stato Dark Forces. Non riesco mai a beccarti, oggi è un giorno da ricordare. Top, grande Andraste. Sì, oggi stiamo continuando un po' di più perché è l'anniversario di affiliazione del canale. In più siamo in parecchi, quindi ecco, ci sta a farla durare un pochino di più. Benvenutissima, siamo ben lieti di averti qui. Nella clip era un momento mistico accaduto durante un ubufufu, non so cosa sia. Mi andrò a rivedere il VOD solo per rivedere quella clip, sappiatelo. Vediamo un po', signori, entro nel bunker della palestra, non so se manterrà la linea, spero di riuscire a lurcare. Grazie mille anche solo per il pensiero, Verox. Seguite ragazzi Buritopia, bravissima persona, bravissima streamer, la forza è potente in lei. Last one was too much confidence. Loser, push-ups, no man, I can do a push-up right now. My hands are busy with the gamepad. Il compagno di Serena è il fan di Star Wars. Top.
Vabbè, ormai lo sei diventata anche tu, mi sa. Già chi gioca KOTOR vuol dire che è un fan di Star Wars, per quanto mi riguarda. I drink the bottle, I just want to see he gave 10 push-ups. Maybe at the end of the stream, but you won't see it. I will do it without the cam, so you have to trust me. Sono molto contenta per te, auguroni. Grazie, Drust, è troppo troppo gentile. 2 anni, sono già 2 anni, e chi l'avrebbe mai detto? Geek, buongiorno. Stava facendo un just chatting. Anche tu, ragazzi, se vuoi raccontarci della clip che abbiamo visto, mettici al corrente, anche perché, come dico sempre, io non le vedo e non le sento, ma sono curioso, quindi diteci pure. Io nel frattempo vado avanti con questo livello, altrimenti non finiamo mai. Qua c'è una parte difficilissima, ragazzi, e ho anche perso la coda come un pivello. Ok. Oh, odio questo livello, lo odio con tutto il mio cuore, veramente. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, c'è questo maledetto salto finale. Wow, merda, per un centimetro, per un centimetro. Ragazzi, nel frattempo, presentazione offerta al buon Paul Nelson. Al buon, chiedo scusa, al buon Renzissimo, che è un bravissimo streamer, ci supporta da ormai tempo immemore. Mi raccomando, lasciate un follow al buon Renzo, che è ancora lui qui in lurk, ci sta lurkando, e qui il lurk è sempre super apprezzato e super premiato. Tra l'altro, ragazzi, questo lo dico anche a Drust, lo dico un po' a tutti quelli nuovi che ci sono in questo momento, stiamo facendo dei giveaway qui sul canale. Ci sono i soliti giochi Steam che potete riscattare dai punti canale se ne avete abbastanza, sono giochi gratuiti per voi, li riscattate e vi mando la key. E inoltre c'è anche il giveaway del giorno, si possono vincere, ops, sbagliato comando, si possono vincere da 25 euro in su, quindi 25 o 50 euro in base a quello che viene fuori dalla ruota, e la giriamo a fine live. Per partecipare, se avete la sub, un punto canale, se non avete la sub, 3000 punti canale, quindi motivo in più per lurkare sempre qui da Darth Elwood. Mi raccomando, partecipate, o anche in caso di raid di 15 utenti in su. Ragazzi e tutti gli amanti di platformer in chat, vi gusta il trailer di Astrobot? Non l'ho visto, che cos'è Sherlocky? Raccontaci. Guarda il lato positivo, Elwood, ora non devi più abbassarti per passare sotto i pallotti. Ecco, appunto. Però alla fine non è andata bene comunque. Ora ci riproviamo, ora ci riproviamo. Allora, mi devo mettere il lurk, torno tra poco, grazie Serena, molto molto apprezzato. Non sono fan di Star Wars, ma è il GDR che mi è piaciuto di più. Devi provare Fallout. Devi assolutamente provare Fallout. Nora, buongiorno, buon salve a te, come va? È già un po' che ti vedo lì in lurk. Quindi ti ringrazio di cuore per il supporto, veramente. Grazie, grazie, grazie. Ti scoppio il culo e lo sai. Ti vuoi... Mi raccomando, ragazzi, seguite Nora. Stiamo vedendo una sua clip. L'ho preso la quindi cam. Se vuoi, Nora, raccontarci cosa sta facendo. No, guys, please drop a follow to only Nora. She's a great streamer. She's super professional, as I always said, and she's very good. She's very specialized in Resident Evil, but she plays lots of different games. So please drop a follow to the great Only Nora. And thank you, Guapo Grams, for the raid. Thanks a lot. May the force be with you. Guys, follow also the great Guapo Grams. He's a great streamer and also he's a great supporter of the channel. He lurks a lot and is super kind. So please give him support. Please don't abuse the VIPs. Ox, hello again. Thank you again for being here. Don't abuse. Beta Splendes, welcome. A presto Ace, grazie mille. Sì, come potete vedere dalla clip sono molto professionale. Anche in questo caso Nora, sono molto curioso di andarla a rivedere. Mi guarderò il VOD anche solo per questo, e ragazzi sappiate che alle 14 oggi Nora fa la Noratona, quindi mi raccomando,
seguitela, lurcatela, andatela a salutare, partecipate, giftate le 50 sub, mi raccomando, perché se lo merita tanto 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 tanto. How are you, guapo? How was your stream, Grams? Let me see what you were playing. Fortnite, good. Have you some good games in Fortnite, my friend? Ma ti pare, Nora. Sempre tanta stima e rispetto. Grazie, Geek. Ho in effetti una certa sete. Ah, Nora, mi raccomando. Tu dovresti certamente avere 3000 punti canale. C'è la super ruota oggi, sono 25 euro. Se hai 3000 punti canale puoi riscattare la ricompensa dei punti canale e avere la key per entrare nel giveaway fantastico. Quindi mi raccomando, riscattala, sono abbastanza certo che tu li abbia. Nel frattempo ho bevuto. Grande Nora, così si fa. Quando la riscattate, quella appunto con i punti canale, con i 3000 punti canali, sono contentissimo, perché non c'è niente che mi rende più contento che premiare chi lurca. Quindi grande Ollinora, bravissima, mandatela chi in privato, quello è il link poco lì sopra, quindi partecipa e che la forza sia con te per l'estrazione, carissima. Well, if I can say things that it was happening, no memes were a story game, so effing BS. Ok, we would need here Alessia Storyteller, because I'm not very good in the Spanish languages, Mexican, Spanish, I suck. So I hope that Alessia Storyteller is here with us. Non l'ho vista né sentita, non so, appena ho scritto 10 pubblicità. We will never see him doing push-up, not fair, he's a pussy. My friend, I do push up, but no one can see me. I swear. Grazie mille, Betta Splendes, molto molto gentile. Te l'abbiamo fatto il so. Mi sa che non ti abbiamo fatto il so, allora aspetta che lo faccio io. Ecco qua. With fair play should have done already. No, my friend, we will wait. You have to wait the end of the stream. Ho visto adesso il titolo, top. Tra l'altro dovrebbe apparire il messaggino automatico lì sotto. Maledetto Twitch che non fa mai le cose bene. Ok. Sto usando la P per finire il livello con velocità e facilità, perché sono stanco e non ho voglia di fare un altro tentativo. Avanti. Ma di nulla, Bettas. Allora, qui sopra, se ben ricordo, dovrebbe esserci, eccola qua, qualche coin da raccogliere. Tu, Nora, dimmi un po', giocato mai a Mario 3? Da retro gamer quale sei, non posso non chiedertelo. Ovviamente domanda rivolta anche a Bettas, a Deep. Deep, have you ever played Super Mario Bros. 3? Ho giocato il primo, top. Il primo ce l'ho anche, tra l'altro, per NES, l'originale. Era diciamo, compreso nel bundle che mi avevano comprato. Era Super Mario 1, caccia all'ana, tre tiro a piattello con la zapper. Però il primo che ho giocato è questo, perché lo aveva mio cugino nel NES e quindi giocavo col suo. So, to put it in regular talk, games were good, we got a VR, last team standing, but the other games were trash, rubbish, not good, but they were fun, cause I got to play with my homie Tyler Rocks 2000. Guys, let's do also a shout out to Ox, here. Only Nora, io ho giocato veramente pochissima roba Nintendo, sono fan della serie di Zelda, ma non troppo di quella di Mario, ma qualche titolo l'ho giocato anche io. Io di Zelda conosco poco, ho giocato un'ora solo Skyward Sword su Wii, ben prima di iniziare a streamare, ed è stato il mio primo Zelda, tra l'altro,
E poi qualche mese fa abbiamo fatto la maratona col primissimo Zelda, 16 ore di maratona, la più lunga che ho mai fatto, e l'abbiamo finito tutto in una volta sola, with a little help del walkthrough, perché veramente alla fine altrimenti era diventato impossibile. Comunque ho intenzione di giocarli più o meno tutti i vari Zelda, perlomeno quelli più vecchi, e non vedo l'ora di portare il 2 in live, quello che diciamo considerato un po' la pecora nera della serie. Io di Zelda li ho giocati tutti tranne gli ultimi due per mancanza delle rispettive console, li adoro. Purtroppo anch'io non ho la Switch, il che è un peccato, perché cioè me la comprerei anche solo per Mario e per Zelda, anche solo per quelli. Questo mi pare di non averlo giocato, ma ne ho giocati tanti altri. Il primo che ho giocato era per Game Boy Color, si chiama Super Mario 6 Golden Coins. Non conosco, mai avuta una console portatile in vita mia. Quindi non conosco assolutamente. Per Game Boy mio cugino aveva Super Mario Land, bello anche quello. Oh, Guapo Grams redeemed Palpatine voice. Good, this is the Italian voice. No, this is the English voice of Palpatine. I'm quite a decent English Palpatine, but I'm a lot better to do it the Italian voice of Palpatine. Let me put a timer with 5 minutes. Momfriend49, happy affiliate anniversary. Thanks a lot. Welcome and thank you for being here. This is Macaroni Palpatine. Yeah. Well said. Oh, you were in Guapo Grams raid, Momfriend. Welcome, welcome. Right now I'm doing this Palpatine voice, so it's not my real voice, but hey, it was redeemed in the channel points reward. Don't do it now. Okay, but did you know that if you have a flute and a tanuki in your times and you press start and turn your game off and you get the super secret ending? Is this true? No, it's not true. No, I'm not a chicken, my friend. I'm a rooster. And please, guys, I did a shout-out for my good friend Pasca 2 minutes ago. Please drop a follow to Pasca. He's a great streamer from Romania and also from Italy and from Veneto and from lots of different places. Grams, it's true. It's really true what you say? Never heard of the CU super secret ending. That's interesting, really interesting, my friend. Brava Nora, sei grande, assolutamente concordo. E non vedo l'ora, veramente Nora, di giocare il secondo Zelda e soprattutto poi il terzo, perché quello per Super Nintendo è universalmente riconosciuto come uno dei più belli, quindi... Ah, grazie Mary Lorian, finalmente anche tu il messaggio ti è comparso dopo ore e ore di lurk e anche di qualche messaggio. Ah, you never tried it by yourself. Ok, wait, I have to take a note about of what you have said, because I will surely try it. But... I have to do it with my NES, and it's like 15 years that I don't plug in my NES. I'm doing right now with an emulator. Il mio preferito è Zelda Ocarina of Time, sentito parlare molto bene di quello. Ok, you are trolling. Ok. It seems a bit strange, because every time you reset the game, everything is lost in Super Mario, but... I'm always open to new stuff that I don't know. Secondo è particolare, ma mi è piaciuto comunque. Magari piacerà anche a te. Sai, Nora, il secondo ha un clone che si chiama The Battle of Olympus, che è uno dei miei giochi preferiti di sempre. Ce l'aveva mio cugino sul NES, ora l'ho ereditato io, ho la cassetta. Ed è proprio un clone del secondo Zelda, con visuale laterale, stesso tipo di gioco, stesso combattimento. E
quindi sono molto molto curioso di giocare il secondo Zelda proprio per quello, perché in pratica ho sentito dire che Battle of Olympus è meglio di Zelda 2, però Zelda 2 è l'originale, quindi sono veramente veramente curioso in particolar modo di provare il secondo. E vedremo come sarà. Penso che dopo le Tartarughe Ninja, che devo finire ancora gli altri giochi della raccolta, porterò probabilmente Zelda 2. Well done, guapo. Well done. Io invece ho giocato gli ultimi due, Ocarina, Wind Waker, e non ho finito Twilight Princess. Ho iniziato a recuperare i vecchi, parto da Minish Cap. Ah, di questo ne ho sentito parlare. Nel frattempo ho fatta presentazione anche a Titti, mi raccomando seguitela, visto che a breve porterà un'altra spettatrice qui su Twitch, ovvero la piccola Dart Olimpia. Mi raccomando, mancano pochi giorni. Oh, and if it's with your NES, make sure you press Start Select and the Hidden Z button on the back of the NES controller. You will get the new Switch if you unlock that. Oh, it would be good, my friend. It would be good. Bye, Deep. May the force be with you. And may the push-ups be with you also. Ok, finiamo questo livello. Qua c'è un passaggio segreto, tra l'altro. Prendiamolo, direi. Ok, io devo fare la voce di Palpatine per 5 minuti. Non l'ho più fatta, sono un pessimo streamer, perdonatemi. Alright, I'm head out, but I'm gonna hang out and eat some dinner. Be safe, homie. Thank you, thank you, thank you, Guapo Grams. Thanks a lot for all of your support. Please, guys, drop a follow to Guapo Grams. It's awesome. And if you play Fortnite, do some games with him. Questo salto è veramente stronzo, meno male che possiamo volare. Minish Cap è un titolo sviluppato da Capcom ed era per Game Boy Advance. Ha alcune tra le animazioni più belle di quell'epoca che reggono ancora oggi. Una palette di colori che ti rapisce e delle meccaniche stupende. Sherlocky, mi hai fatto un advertisement perfetto. Dovresti farti assumere da qualche agenzia pubblicitaria. Sei veramente talentuoso. Complimenti. In effetti, quando lo vedi dici: ah, questo gira su Game Boy? Fantastico. Castello, ci restano credo uno, due livelli più il castello finale di Bowser e lo finiamo. Ah, io faccio pubblicità, quindi è il tuo mestiere? Top, vedi? Perfetto, se mai mi servirà pubblicità per il canale, Jones, so a chi chiedere. You are an amazing streaming and I love your energy, be safe, you all here, have fun. Thanks, Guapo, Grams, thanks a lot, my friend. May the force be with you, you are always welcome here. And really, thank you a lot for your support, my friend. It's really, really, really appreciated. What we can do for Sim do push-ups? It's the million-dollar question. It's pretty easy. You have to gift some subs. We have to reach the goal. If we reach the goal, I will do 10 push-ups, but without the cam. If you gift 100 subs, I will do with the cam. Ok ragazzi, mi faccio mezzo secondo di pausa, così partiamo col finale del gioco. Torno subito, 2 minuti arrivo, mi bevo un goccetto, non di vodka però. Mi occupo però per lo più del linguaggio visivo come graphic designer, ma mi tengo aggiornato. Grande Jones, veramente, top. Ambito veramente interessante. Facci pure! Come mezzo secondo di pausa, è poco, sì, mezzo per modo di dire. Ma guapo Grams, thank you! Thank you for the Prime subscription, my friend. I love Prime subscription, they are the best one. It's like sweet wine for me. Thanks a lot. And wait, don't go. Don't go, Grams, because since you are now subbed, you can redeem the channel points reward for just one channel point. And you can
enter the giveaway for winning 25 euros or dollars, the equivalent in dollars. This is the link to participate. And if you redeem the channel point reward for just one channel point, we will send you the key via private message. So do it. For saying like Palpatine. And really, thanks a lot for the subscription. I'm doing that little pause. Please, my friend, redeem the ticket to enter the giveaway, please. Targeson, bentornatissimo. Come va la mattinata? Ragazzi, seguite anche Targeson, l'altro signore dei Sith di Twitch. Mi raccomando, please follow Targeson. If you like Sith Lords, he's the guy for you. Immagina se uscivo la clip che ho preso ieri sera con la moto incastrata. Me la sono persa quella. Presentazione anche a Targal, altro bravissimo streamer. Mi raccomando, seguitelo ragazzi, lui streama la sera. Un sacco di Dead by Daylight. Manu Monte, buongiorno e grazie mille per gli auguri, gentilissimo. Ti faccio un SO e poi vado in pausa. Ci ha pensato già Paul, metti anche una clip. Tanto allora, credo che Gramps sia andato. Faccio uno strappo alla regola, visto che è andato via, visto che si è fatto la sub, gli mando la chiave in privato. Magari non mi ha capito bene, visto che il mio inglese in certi casi lascia un po' a desiderare. Nel frattempo è tornato il buon Renzissimo e vediamoci direi una clip di Renzo perché non ne posso fare a meno. Vediamo nel frattempo chi c'è. È arrivata un po' di gente, sì esatto Renzo. Dovresti fare una rassegna con i long play di tutti i giochi Blues Brothers anni 80 su tutte le console e computer. Ma ne parlavamo prima il Mario, sai? Non penso che farò un long play, ma penso che li porterò piano piano. Perché io pensavo fino a poco tempo fa, o meglio ricordavo ci fosse soltanto questo e quello per il PC, e invece pare ce ne sia anche uno per Amiga, uno per Commodore, uno per Game Boy Advance, quindi c'è molta roba da esplorare. Ehi Anasta, grazie mille per il raid. Oggi clip di Days Gone e basta, niente, è un segno Renz, è un segno. Benvenuti Riders, benvenuto Anasta, o meglio bentornato, grazie mille per il ride, buon tonno. Vediamoci una clip del buon Anasta. Grams, thanks a lot for the gifted subscription to TrueRogo95. Thanks a lot, that's really kind of you. I really really appreciate your support, my friend. Guys, follow the great Guapo Grams. He's a great guy. He raided us, he made a sub, and he gifted a sub, and he's lurking us from this morning. So, please give him some support. Give some support to Guapo Grams. Oh, fuck, and another one, my friend. We are getting close to the goal. We are getting close to the goal, to the sub goal. My God. Thank you Grams. Guys, ragazzi, veramente seguite Guapo Grams, veramente. E poi ecco, è spuntata Mocha, e poi esci la foto e poi esco la foto. Sì, non so quando la posto tra domani e dopodomani su Instagram. Penso che farò i ringraziamenti. No, penso farò un post a parte per la foto. Farò i ringraziamenti e poi la foto, magari un post singolo. Comunque
Seguitemi su Instagram se riusciamo soprattutto a raggiungere i 65 punti abbonato. Ormai manca veramente poco per la nobile impresa. E davvero, eventualmente foto per la gioia di Mocha, foto di Elwood da 6 anni vestito da Teenage Mutant Ninja Turtle. Nel frattempo buon pranzo Paul, quando torni facci sapere che cosa hai mangiato. Nel frattempo Guapo Grams è scatenato, Guapo Unleashed, Grams Unleashed, thanks a lot my friend, you are great, thank you, that's super 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 appreciated my friend, thank you from the bottom of my heart, I'm speechless, thank you. Ragazzi, Sick, please follow my good friend Guapo Grams. Everyone follow Sick Shots, he's also a great streamer, great support of the channel. Follow Ink Mocha, she's a great streamer. Emma, let all my homies get up in here and get you hype saw me. Thanks my friend, thanks, I really appreciate it, really, you are too cool, thank you my friend. I'm so sad Deep that you are not happy here, really 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 sad. Grams, by the way, I sent you the key to participate to the giveaway, so please join the giveaway. I sent you by private message the key and the link to join the giveaway. Do it right now. I hope that this is a bottle of water my friend. Amore es amore. Well said my friend, my well said. So your girls can be more strong, I believe. Well, I don't have girls, I have only one girl, my wife, and yes, she's a lot stronger than me. You have to believe it. She's small, but she's a fury. She's super strong. She's great. And by the way, follow my sweet wifey. Check her out. Ok, sto andando, mancano 6 punti. 6 punti canale, 6 punti abbonato, come cacchio si chiamano. Ok, Mocha, te la saluto con la mano. Sì, è lì in sottofondo, in background, che sta lavorando ancora, purtroppo per lei. E ricambio il saluto pure lei con la manina. E niente, torno ragazzi, fra 2 minuti vado a fare quella famosa pausetta. Bevo un goccio, mi faccio una camminata intorno al PC, torno subito e finiamo Super Mario. A fra pochissimo. E grazie veramente, thanks a really a lot to everyone, thanks Guapo Grams, you are so cool, thanks a lot. Seguitevi tutti, follow each other, follow Inked Mocha, follow Guapo Grams, follow Coco Joy TV, she's great. I did a shout out to her. Follow Kill Jordi. Follow especially Paul Nelson. I'm back in 2 minutes.
Ok, I'm back, guys. I check out the giveaway, heading to bed, be safe and have a good stream. Thanks for the show. Thanks to you, Grams. Thanks to you. May the force be with you. Participate right now because we are about to spin the wheel after we finish the game. Okay. Okay, let me check out who is lurking right now. Oh, yes. There is a great streamer. Wait. Okay. Ok, Andraste ci sta ancora lurcando, quindi direi che le facciamo una presentazione. Spero di beccare il nickname correttamente. Ok. Direi di procedere finalmente col castello. Questo livello è abbastanza complicato, un po' un labirinto. I should call a Madonna song right now. Ok, Paul, buon pranzo. It's the fun point, so far I can notice. Madonna songs are good, my friend. Sono in lurchino, ma ci sono. White, grazie mille. Ti faccio un altro SO. Purtroppo normalmente facciamo sempre le presentazioni a chi lurca, però in questo momento, come puoi immaginare, c'è tanta gente, quindi anche scorrere l'elenco e vedere chi c'è non è proprio, porca troia, non è proprio semplicissimo, quindi chiedo perdono se non l'ho notato, se non ti ho fatto la presentazione che meritavi. Ok, ora che ho di nuovo la coda sto meglio. Nel frattempo Mocha fa delle richieste di pezzi di Madonna. Purtroppo non facciamo qua live musicali. Devi andare invece, sai da chi, Mocha? Dal buon Depeche. Floor is lava, well said, Renzo, well said. Nel frattempo seguite Feldest, ragazzi, oggi c'è anche Raidato. Veramente, veramente gentile. Bravissimo streamer. Bravissimo ragazzo. Simbolo di onestà su Twitch, lo ricordo sempre. Perché non c'è nessuno più onesto di Feldest nel mondo. Cazzo, pensavo mi avrebbe colpito. Ok, siamo alla fine del livello. No.
No, man, I don't need a girl. I already have a girl. It's enough for me. Merda, maledetto timer che non mi fa fare le presentazioni. It's true, Deep. We are all the same, but girls are a little better than us. Ok, siamo alla fine. Carro armato e castello di Bowser. Yep. Ed ecco qua Depeche. Per le live musicali di Depeche, il giorno è la domenica. Domenica sera. Tra l'altro vorrei fare una piccola pubblicità alla nostra Inked Mocha, perché sabato prossimo avrà come ospite, cioè dovrebbe essere sabato prossimo, però se la cosa è soggetta ancora da variazioni, Mocha diccelo, avrà come ospite Pasca sul suo canale per una nuova edizione di un format da lei inventato che si intitola Chi vuole essere umiliato. Quindi vi invito a seguire Mocha, perché sabato prossimo, ancora non so bene l'orario, ma ne vedremo certamente delle belle. Wow. Questo gioco è bellissimo, comunque è la palestra per qualsiasi videogiocatore che vuole imparare a giocare ai giochi platform 2D. E ha una fluidità pazzesca, cioè giocarlo è proprio un piacere pazzesco. Alle 15, grazie per la pubblicità, ma ti pare, mi raccomando allora, alle 15 di sabato prossimo, fra una settimana, Chi vuole essere umiliato, con Mocha e Pasca, mi raccomando. Ora tra l'altro appena scade il cooldown ti faccio anche una presentazione. Che siamo a 59 punti abbonato. Porca puttana, siamo vicinissimi. Ma fra un po' si stacca perché siamo all'ultima fase. Comincio a temere che non ci arriveremo. Ok, ci siamo. Ultima fase del gioco. Ma che cazzo. La piccola statuetta di Bowser mi ha colpito. Qui si poteva fare un trick bellissimo. Qui in cima alla scala. Vediamo se riesco. Col gamepad del NES ci riuscivo, con questo non lo so. Si prende questo. Oh. Quasi. Oh, ce l'ho fatta. Il potere di passare attraverso i muri. Tra l'altro da qui si possono sbloccare diversi finali. Se saliamo lì sopra in quella porta lì, lo scontro col boss è più difficile. Quindi direi di farlo. Cambiamo slot e salviamo. Io non ce l'ho più la pazienza per questi giochi, ma guarda, ormai per me Mocha, dopo tutti sti anni, dopo tutte le volte che l'ho giocato e rigiocato, è di una facilità, cioè è molto più facile questo, per esempio, per me che guidare la macchina. Per dire, insomma. Per esempio, se giocherò davvero gli altri Mario, che conosco molto meno, sarà
tutt'altra cosa. Ok, scontro finale contro Bowser, il finale di Super Mario Bros. 3. Fuck. Ci siamo quasi. Addio, no. L'ha schivato, il maledetto l'ha schivato, il rischio veramente di perdere. Devo essere messo proprio qui al centro, nel punto preciso. Fuck! Non ci posso credere, mi ha fottuto. Riproviamo. Allora, cosa mi sono perso? Now is when starting getting weird, no more games, you don't know what to say or what to do. He's a nice guy above all, but thank you my friend, you are really kind. Ciao Darth Elwood e a tutti, ottimo sabato, benvenuto Darth Juve, primo messaggio in chat. I don't understand which live is Depp in watching. Same Mocha, same. Now it's time to say, man, the camera does not help, I understand that. I don't have a camera, my friend. Never used it in my life. For 1 year I streamed even without a microphone. Then I traded my Cadillac for a microphone. So now you can hear me, my friends. Oh, Monte Carlo 3000, thanks a lot. Wait, I'm sending you the key. Okay, Monte Carlo, I sent you the key. This is the link for joining the giveaway. May the force be with you and good luck. Mario è un gran personaggio di videogiochi. Assolutamente sì, concordo. Oserei dire che in termini di videogiochi è il mio personaggio preferito, visto che questo è il mio gioco preferito in assoluto. Ottimi gusti. Ok, riproviamo. Ci è mancato un pelo. Addio Bowser. It's a me, Mario. E ce l'abbiamo fatta. Thank you, but our princess is in another castle. Just kidding. Ha ha ha. Bye bye. Mamma mia! Well said, Sherlock E. Jones. Io gioco a Super Mario Bros., Sonic, Castlevania, Lemmings, Indiana Jones Trilogy, Sonic, Heimdall. A parte Heimdall, che non conosco, gli altri li conosco. Bello Lemmings, ci ho passato parecchi anni da piccolo.
Ben detto, Moka, ben detto. Che bei momenti. Grazie Staryue per aver riscattato la Daily Candy. Emma sees with bro vibes. Top. Tra l'altro Moka adesso in pratica che abbiamo finito il gioco ricomincia da capo e abbiamo l'inventario pieno di P, cioè quelle per volare per tutto il gioco, per tutto il livello. Cosa che io ho scoperto tipo a 15 anni, cioè dopo 10 anni che giocavo e finivo questo gioco, perché ogni volta poi arrivavo qui nel finale, spegnevo il Nintendo ed era finita lì. Anzi, mi sentivo la musica per un bel po' di tempo perché mi piaceva tantissimo. Esatto, si attiva la cheat mod. Ma io non lo sapevo. E me lo disse, credo che me lo disse mio cugino, come se fosse la cosa più ovvia del mondo. Ah, perché sì, non lo sapevi? No, non lo sapevo, perché nessuno me l'aveva mai detto. Quindi, questa è una sad but true story. Quindi, premendo start, si ricomincia. E abbiamo l'inventario pieno. Sì, non c'è in effetti gusto. Diciamo che può essere utile come modalità per scoprire un po' i segreti del gioco, ma vabbè, io li conosco già tutti, quindi non è molto utile effettivamente. Però ecco, all'epoca magari sarebbe stato divertente, anche perché da piccoli ci si diverte con queste cose qui. Ho un passato di cheater non di poco, insomma. Poi nel 2000 ho deciso di smettere. Bye Deepin, may the force be with you. Gioco anche a Pac-Man e Tetris. Oh, non gioco a Pac-Man e a Tetris io da 30 anni tipo. Mi sono dimenticato tra l'altro di usare l'item stavolta. Io vedo films, sports, programmi in TV, gioco ai retro games sullo smartphone online, canto su YouTube brani, versione karaoke. Un uomo dei mille talenti. A parte cantare in karaoke, che lo faccio soltanto quando nessuno può sentirmi, e gli sports, che non tanto mi appassionano, per il resto abbiamo gusti analoghi. Ma in effetti non gioco sullo smartphone online, gioco soltanto da solo come un cornuto, però qui con voi che mi tenete compagnia. Però sì, io sono per il single player, Staryue. Mi capita anche di giocare online ogni tanto. Il mio cavallo di battaglia al karaoke è Sweet Dream. Sweet Dream are made of this. Il mio è... mi viene da dire Bohemian Rhapsody dei Queen, probabilmente. Probabilmente... è proprio Bohemian Rhapsody, penso che è la canzone che ho cantato più volte al karaoke. Però ripeto, quando nessuno può sentirmi. Oppure la versione di Weird Al Yankovic, Bohemian Polka, che Pasca conosce. Adoro questo gioco perché è estremamente fluido, i livelli si possono completare correndo, che è una meraviglia. Io so, oddio, calcola che nel complessino che avevamo anni e anni fa, io, mio cugino e mia cugina, io ero il cantante, non per scelta, ma perché gli altri non lo volevano fare, quindi ecco, facevo la voce principale. Ci sono anche delle registrazioni dell'epoca, tra l'altro la sigla del canale è una di quelle registrazioni dell'epoca, dove per fortuna non canto, ma suono solo l'armonica a bocca. Mio cugino alla chitarra. Faremo serata karaoke? Assolutamente no, tranne se Twitch decide di riportare Twitch Sings, che era il karaoke di Twitch, che hanno tolto poco prima che io iniziassi a streamare, ci sono rimasto malissimo, però c'è la condizione che debba essere estremamente ubriaco, perché altrimenti non lo farò mai. Non ho granché di reputazione, ma quel po' che ho la devo difendere, se mi metto a cantare...
finisce malissimo. Io amo questo gioco, ora niente, non lo porteremo tutto, finisco magari soltanto il primo mondo per completezza ormai, però lo adoro veramente, lo giocherei tutto il tempo. Se c'è un gioco che giocherei sempre è questo. Sì, poi ci sono alcune canzoni che abbiamo fatto in cui c'è anche mia cugina Fiammetta, che fa la voce di backup, la backup singer, e in alcune anche la lead singer, per esempio in The Lion Sleeps Tonight dei Tokens, lei fa la voce principale, e anche in Runaway di Del Shannon. Poi altri pezzi che abbiamo fatto sono Wild Thing dei Trogs, House of the Rising Sun degli Animals, Snappy the Little Crocodile e Buonanotte Fiorellino di De Gregori, Rawhide dei Blues Brothers. Sto cercando di ricordare che altro abbiamo suonato, ma sono passati parecchi anni, perché ne avevo 18, sì, 18 anni circa. Giocheremo a Marbles e Stopots? Non conosco Staryuem, non li conosco. Quindi no, non ci giocheremo. Ormai giochiamo a Mario e stacchiamo. Nel frattempo presentazione offerta a Baby Lonzul, che ci sta ancora lurcando. Please guys, follow Baby Lonzul, he's a great streamer, he's a very very good retro streamer. Drop a follow to Zul. And welcome Wikipedia89, anche lei bravissima streamer. Grazie mille per essere qui e grazie per il buon anniversario. Ti faccio subito un FO. Un FO, un SO, niente, non ci sto più. Troppe ore che gioco. Beta Splendes, devo andare a pranzare. Ciao a tutti, buon pranzo. Grazie mille per esserci stato, che la forza sia con te. E a prestissimo. Buon weekend, ovviamente. Beh, tu parli con uno Wikipedia che streama una volta a settimana, quindi meno si streama più bravi si è, secondo la mia personale teoria. No, non è vero, meno si streama meno si ha tempo libero, purtroppo, il che è una cosa very sad, ma but true. Va bene, qui va benissimo, oggi la live è andata molto bene, fra poco però chiudiamo, perché appunto il tempo è sempre tiranno. Abbiamo finito i Blues Brothers per NES, stiamo giocando a Super Mario 3 per NES, che abbiamo in realtà già finito, questo è il, come si chiamerebbe ora, il New Game Plus. Ecco, Mocha, possiamo definirlo così, il New Game Plus. E niente, finiamo il primo mondo, e dopo aver finito il primo mondo direi che possiamo passare al giveaway e giriamo la ruota. Marbles è il gioco della corsa delle biglie gratis su Steam e Stopots, ovvero nomi, animali, cose e città online gratis. Nah, direi che non lo giocheremo mai, Staryu, già ho pochissimo tempo per giocare, perché io gioco solo quando vado in live, devi sapere. Quindi quando sono in live e gioco preferisco giocare a giochi di un certo spessore e calibro, senza nulla togliere a nomi, cose e città o alle biglie, però preferisco Super Mario, onestamente. Marbles è bello perché può partecipare tutta la chat. Non è cosa mia, Mocha, non è cosa mia, penso. Poi in effetti credo di aver capito cos'è, l'ho visto fare in certi canali, non ci ho mai capito niente in realtà, però non è cosa mia. Come anche il just chatting, che ogni tanto mi ritrovo a fare, ma non su cose più mia, ecco. Se avessi più tempo, se facessi più live, porterei di tutto. Just chatting, vorrei leggere i fumetti direttamente in live, ho un mare di bellissime idee, però vi ricordo che il lavoro debilita l'uomo e non permette ad Elwood di streamare quanto è quello che vorrebbe. Quindi facciamo una colletta per far diventare Elwood ricco, così si licenzia, non deve più fare lo schiavo, streama tutti i giorni 24 ore su 24 e facciamo la qualsiasi. È una promessa. Ci siamo ancora, ci siamo ancora. Stavo leggendo la chat e mi hanno beccato. Ok, al quiz di Mocha dovrò trovare il tempo di partecipare.
Soprattutto se me lo dice con quelle emote. Ho un po' di paura, quindi come faccio a rifiutarmi? Questo è il gioco della mia infanzia. DJ Muratti, Muratti, scusa, 28. Primo messaggio in chat. Benvenuto, benvenutissimo, welcome. Grazie per essere qui. Lo è anche il mio, assolutamente, DJ. È il primo gioco che ho giocato in vita mia quando avevo 3 anni, quindi so bene quello che dici. Ib, Wolfen Ib, sta facendo un ride insieme ad altri 3 utenti. Grazie mille, Wolfen, per essere qui. Grazie mille per il ride. Grazie mille, Buritopia, per l'SO. Wolfen e Gersus sta facendo anche lui un raid con 19 utenti. Porca puttana, io devo chiudere e mi si raida. Benvenuti ragazzi, benvenuti, benvenuti. Grazie mille per essere qui, Gersus, Wolfen, grazie di cuore per la partecipazione. It's Ricky Show, grazie mille per il follow. Welcome, ancora un libro, grazie mille per gli auguri. E invece non puoi più chiudere. E mi sa che è così. Grazie mille, Gersus. Aspetta che ti faccio un so, datemi una mano. Allora, so con clip al grande Gersus, che tra l'altro ricordatevi, vale. Gersus, no, avendo fatto un ride con più di 15 persone, ha diritto alla, alla partecipazione al giveaway, quindi ora ti mando la chiave. Ma qui ci sono modi di qualità, no, esatto, in realtà c'è per ora solo Buritopia, quindi deve fare gli straordinari. Grazie mille per il suo a mamma che pizza. Facciamo anche un bel so con clip, lo faccio partire io. Il fenicottero di Twitch, grazie mille per il follow. Dov'è il bambino? Tra l'altro, nickname a dir poco bellissimo. Se streamate, ragazzi, voi che siete nel raid, se qualcuno streamma, me lo dica. Meno male che già si è avvicinato al coso. So con presentazione, so con clip, e gli droppo anche un follow. Vediamo un po' chi c'è. C'è mamma che pizza, appunto, c'è Wolfen, c'è Gersus, c'è Lord Seth, grazie mille per il buon anniversario, grazie per essere qui. Stoccafisso Kelly, altro nickname bellissimo, grazie mille per il follow. Quanta bella gente. Stoccafisso Kelly mi sa che streama pure lui, quindi facciamogli un SO con clip. Procedo io. Ricky e Fenicottero, voi streamate? Oh, ecco. Grazie Fenicottero per il buon anniversario, troppo gentile. Oddio, oi, 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 oi. Aspetta Wolfen, non so se è stato fatto, per sì e no te lo rifaccio. Io sì, perfetto, aspetta che mandiamo anche una tua bella clip. Stoccafisso Kelly è un altro dei channel che conciliano la mia concentrazione, eccolo, quando lavoro. Guarda, allora se lo consiglia Buritopia, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Ma questo è vestito non può mancare il mio follow. Più o meno. Buonissimo, eh. Per il cibo non si può dire DJ niente. DJ Muratti, grazie mille per il follow, troppo che gentile, non so se tu streami. Idem per It's Ricky Show. Se volete ragazzi ditemi un po' quello che abbiamo visto nelle clip. Nel frattempo io devo mandare a Gersus la chiave per partecipare al giveaway di oggi. Oggi c'è un giveaway un po' speciale, di solito faccio una ruota che è free, si entra e stop, piuttosto semplice. Invece oggi, visto che c'è l'anniversario di affiliazione, facciamo appunto una ruota speciale in cui si può accedere con... se si fa la sub riscattando la ricompensa con un solo punto canale, se non si ha la sub per premiare chi lurca 3000 punti canale e si può partecipare, oppure se si ha fatto un raid più di 15 persone. Quindi visto che quello di Jarsus era di 19, aspetta che ti mando la key. 9426. Stavo per dire la passa ad alta voce mentre la scrivevo, tipo rincoglionito. Queste sono le cose che succedono dopo 5 ore e mezza.
Ok, Gersus, questa è la chiave e questo è il link per il giveaway. Lo metto nella chat principale. Puoi unirti. Nel frattempo vediamo che mi sono perso. Ho la voce di un suadente cavernicolo. Non c'è niente di meglio, Feldest. Non c'è niente di meglio. Metal Zarco, Ryu bentornato. Perfetto, un SEO a Feldest. Ragazzi, seguite Feldest. Bravissimo, bravissimo streamer. Posso partecipare? Sì, devi riscattare la ricompensa punti canale. Un punto facendo la sub. 3000 punti per chi non ha la sub. Mamma che pizza, mi pare che la clip l'abbiamo vista. Credo, sì. Se manca qualcuno per quanto riguarda... Perfetto, Wolfenib, un attimo che ti mando tutto. Eccoti qua. 2985. Allora, ti ho mandato la chiave anche a te. E qui c'è il link della ruota. Ma ti pare, Gersus, anzi gentilissimo tu per il raidone, ora vediamo chi vince. No, 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 non è esaurita, Verox, in realtà è, c'è il cooldown, tipo ogni 4 minuti si può riscattare, quindi bisogna aspettare un pochettino e riparte. Non so perché Twitch dice che è esaurita, ma è una stronzata, in realtà bisogna solo dargli un pochino di tempo e si ricarica. Grazie Mocha per il lurk, seguite Mocha, mi raccomando, sabato prossimo, ore 15 mi pare ha detto, c'è una live speciale di Inked Mocha con Pasca, parteciperà al suo quiz chi vuole essere umiliato, quindi mi raccomando seguitela. Ecco qua. Non riesco ad accedere al giveaway, dice Star Juve, devi riscattare la ricompensa, 3000 punti canale se non hai la sub, un punto canale se hai la sub... Ma probabilmente c'è il cooldown in questo momento, quindi bisogna aspettare. Esatto, Feldes, quindi penso che ne vedremo delle belle. Grazie mille, Duality Eve, per il buon anniversario di affiliato. Tra l'altro, Eve, tu che hai la sub, puoi riscattare la ricompensa con un solo punto canale per partecipare al giveaway. E lì tra le ricompense punti canale, quella con solo un punto, la riscatti e ti mando la chiave per partecipare al giveaway di 25 euro, estrazione minimo, premio 25 euro, premio massimo 50, vedremo cosa esce. Chi vuole essere umiliato? Sì, tra l'altro è un format che Mocha aveva praticamente già portato anni fa, poi ha smesso di streamare, si è presa una pausa e ora appunto sta ricominciando in grande stile. E quale modo migliore di iniziare se non invitando Pasca? Grazie Fenicottero, che la forza sia con te. Grazie mille. Oh, Eve ha riscattato la ricompensa. Ti mando subito un messaggio privato con la chiave. E qui c'è il link. Tutto bene, Eve, veramente tutto bene. Con tutta sta bella gente, come non si potrebbe. Io anzi ringrazio tutti per la partecipazione oggi, a dir poco straordinaria, come diceva Enrico Sacchi. Grazie Star Juve, ottimo anniversario di affiliazione, troppo gentile. Dai, raddoppiamo, arriviamo a 10. A 10 cosa? 10 ore? Sei un pazzo, non esiste assolutamente. Tra l'altro siamo a 60 punti abbonato, ma non eravamo a 59. Qualcuno si è abbonato e neanche me ne sono accorto. Mancano 5 punti abbonato al sub goal. 10 ore, dice Feldes, 10 ore, è il pazzo. Questi sono Star Juve, i miei social, aspetta che te li metto qua.
No, ne servono 5 in realtà. 5 per arrivare al premio, all'ambito premio. L'ambito premio sarebbe una mia foto di quando avevo 6 anni vestito da Raffaello delle Tartarughe Ninja in pratica. Il mio primo e unico cosplay della mia vita. Se raggiungiamo i 65 punti abbonato, la posto su Instagram. Peter Pan 48, riscattato anche lui. L'ho il Superstar Wheel Ticket, top. Dark 89, sì, Burri, per te non vale, tanto già l'hai vista, quindi mi dispiace. Niente, non ti stai perdendo nulla. Scusate la domanda, come si riscatta? Allora, il codice te l'ho mandato io. Tu devi premere sul link che è qui. E in alto c'è lo spazietto per metterlo e fai participate ed entri. Nel frattempo, altro ride, Dark 89, bentornato carissimo. Ecco, Riecchi mi hai portato i rinforzi, grazie mille Dark 89, gentilissimo. Primo messaggio in arrivo da Rider, Consuno Gamers, eccoci, buonasera, welcome, grazie mille per essere qui. Holigand, buon anniversario d'affiliato, grazie mille. Tra l'altro quella cos'è? Un emoticon sembra di Super Mario con un elmo da Mandaloriano, può essere? Vediamoci una bella clip di Dark 89. Fatto, grande Eve, perfetto. Grazie mille per il follow, Consuno Gamers. Facciamo un SO con clip, perché so che streamano. Sì, infatti li seguo. Allora, cos'è? È un network dove all'interno mi manca qualcuno con le clip di che dei nuovi arrivati. Quali? Se ho scordato qualcuno, ditemelo. Purtroppo io a livello di facoltà mentale ormai non sono messo benissimo. Manca Paul Nelson che si ricorda tutto, siamo io e Burri che ci diamo da fare. Ti sei scordato il codice? Ecco, vedi? Grazie Peter per avermelo rammentato. Ma per questo avevo scritto di mandare un messaggio privato, perché io me lo scordo, quindi hai fatto benissimo a dirmelo. Un attimo solo che ti cerco. Ecco qua Peter, mandato. È tornato Pasca. Sì, deve lurcare Pasca. Se non lurca non gliela faccio l'SEO clip a Sasha Gray, mi dispiace. Io sta cosa dell'SEO con clip la devo ancora imparare, mi lascia sempre meravigliata. In realtà è facilissimo, Eve. Fai una cosa, mandami un messaggio privato più tardi, così mi ricordo, e ti mando il sito per configurare gli SEO con clip, che è proprio una minchiata, si fa in un secondo, molto molto semplice. Da quanto tempo non ci gioco? Di che gioco parliamo, Dark? Quello della clip? Cos'è uscito? Trovato, grazie, perfetto, Peter. Ah, Monster Hunter World, ok, no, non ci ho mai giocato. Kevin Joe Gaming, primo messaggio nella chat, welcome. Tra l'altro, primo messaggio nella chat da abbonato, quindi voglio dire, un'entrata in scena di un certo livello. Quindi Kevin, puoi entrare nel giveaway pure tu, perché hai la sub, quindi puoi riscattare la ricompensa punti canale con un solo punto canale, ti mando la chiave e puoi partecipare al giveaway con 25 euro di premio minimo. Dark 89, io rega vi abbandono che vado a mangiare, riposo un po' che post febbre mi gira un pelo la testa, riposati Dark, rimettiti, che la forza sia con te, il lato oscuro ovviamente, e buon fine settimana, grazie ancora per il raid, molto molto apprezzato, e nulla, ci becchiamo presto.
Comunque, fra pochissimi secondi direi che iniziamo la ruota. Giriamo la ruota. Prima faccio un secondo di pausa. Tu, Kevin, nel frattempo riscatta la ricompensa, così ti mandiamo la key pure a te. Eventualmente pensaci tu, Verox. Appena riscatta la ricompensa, Kevin, gli mandiamo appunto la pass per partecipare al giveaway. Se qualcuno avesse punti canale da spendere, 3000 nello specifico, mi raccomando, partecipate, anche se non avete la sub. Tra l'altro mancano 5 punti abbonato per arrivare al grande obiettivo, quindi se qualcuno si volesse volesse appunto partecipare, può farlo anche abbonandosi. Nostra Juve, quella è soltanto per chi ha la sub. Non avendo la sub non puoi partecipare. Quindi io ho dei punti canale. Quindi tu, Verox, ancora non hai fatto... Ah, devi aspettare, ok. Allora, vabbè. Lo so benissimo che tu hai punti canale. Io intanto ti mando la password, così puoi joinare. E così la puoi mandare anche a Kevin appena riscatta la chiave. Star Juve, mi raccomando, devi riscattare quella da 3000 punti perché non hai la sub, oppure fare la sub. Oppure convincere qualcuno a giftartene una, come ho già fatto qualcuno stamattina. Torno fra pochissimo. Come funziona però? Sblocchi la ricompensa, un punto canale. Ti mandiamo la chiave via messaggio privato. 300 punti. No, te ne basta uno perché è la sub. Premi il tastino con la nota rossa, le sit notes in basso nella chat. C'è la praticamente l'elenco delle ricompense. Una delle prime costa solo un punto e c'è il simboletto della ruota della fortuna. Prendi quello e ti mandiamo la chiave. Una volta che hai la chiave puoi andare qui e partecipare. Non posso abbonarmi con Prime qui nella Repubblica Dominicana. Purtroppo le regole sono regole, non possiamo fare eccezioni. Oltre a quelle Prime ci sono anche le sub normali. Purtroppo questo è quanto. Eventualmente ci sono i prossimi giveaway. Come hai visto, si può partecipare anche senza la sub per chi ha i punti. Datti all'URC e potrai partecipare. Ok, ti dà esaurito. Devi aspettare allora qualche secondo. C'è il cooldown, Kevin. Aspetta un po' e riprova e te lo farà fare. E no, Star Juve, non chiedere a Pasca di giftarti la sub. Non è un buon modo per farsi giftare una sub, andarlo a chiedere a qualcuno. Ecco. Allora, faccio i miei 2 minuti. Datti all'URC, citazione. Bella, questa qui ce la dobbiamo segnare, Verox. Ok, vado un attimo in pausa, ragazzi, e poi giriamo la ruotina. Quindi chi vuole partecipare adesso è l'ultima occasione, mi raccomando. Torno fra un attimo. Tu, Kevin, appena puoi riprovaci. Arrivo subito. Top, Peter. Riprova. Fra un po' dovrebbe sbloccarsi. Sono, mi pare, 4 minuti di cooldown. Ragazzi, arrivo subito. Faccio quest'ultima pausetta e arrivo. Thank you.
E rieccomi qua ragazzi, Kevin ti ho appena mandato la pass. Direi che siamo pronti a girare. Sono un po' emozionato, aspettate che faccio partire la schermata della quota. Tra l'altro oggi per qualche motivo è andato a puttane l'overlay che avevo creato per la ruota, dove si vedeva praticamente anche il vincitore. Purtroppo ora si vedrà solo mezzo nome del vincitore. Vediamo quanti siamo arrivati come partecipanti. 30 partecipanti, cifra tonda, bellissimo. Quanta bella gente. Vediamo chi vince. Sono molto 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 curioso. Grazie mille Verox per gli SO nel frattempo. Basta che non giri come mi girano al lavoro. Adesso dove devo andare? Ah, aspettate, allora Kevin ancora non ha partecipato. Un attimo, aspettiamo Kevin. Qua c'è il link. Qua, puoi andare direttamente da qua. Appena entri tu, giriamo. Tranne se c'è qualcun altro che in extremis vuole partecipare. Attendiamo Kevin, appena fatto giriamo e saremo in 31. Ve lo immaginate vince proprio lui? L'ultimo entrato della serie, gli ultimi saranno i primi? Mi dice di leggere i termini, clicca, prova a uscire e rientrare, a volte dà sto problema. Dania 23, nel frattempo grazie mille per il follow, welcome. Grazie per essere qui. Oh, thank you for being here if you are from... not from Italy, but from another country. Ah, buonasera, quindi Dania l'Italica. Benvenutissima e... benvenuta qui nel canale di Dartevul. Siamo oggi in chiusura. Ah, credo di venire dal raid di Gersus. Perfetto, ottimo, ottimo. Tra l'altro non risulti neanche come rider, quindi forse neanche ti era partito. Però sì, Gersus ha raidato, quindi siamo ben contenti di averti qui. Grazie davvero per il follow e benvenuta. Piccola presentazione, così nel frattempo diamo il tempo a Kevin di joinare il giveaway. Sono Dart Elwood, si dice variety streamer, ma in realtà streamo per ora essenzialmente retro gaming. Oggi è l'anniversario del canale, dell'affiliazione, quindi abbiamo portato i giochi della mia infanzia, Super Mario Bros. 3 per Nintendo NES e i Blues Brothers sempre per Nintendo NES, li abbiamo finiti entrambi. E nulla, adesso facciamo questo piccolo giveaway, dovrei esserci, perfetto. Sì, sei entrato, benissimo, siamo 31, benissimo. Ultima occasione per partecipare. Vi ricordo, 3000 punti canale per chi vuole partecipare senza avere la sub. Oppure un punto canale per chi ha la sub. Ovviamente gratis per chi fa raid di più di 15 utenti, come ha fatto il buon Gersus poco fa. E lo ringraziamo. Ringo, all'ultimo secondo, Superstar Wheel Ticket. Proprio... in zona Cesarini, mi pare si dicesse una volta, non so se si dice ancora. Ecco qua Ringo, ti ho mandato il codice. Sì, Kevin c'è.
Perché diciamo, Dania, che è un po', come dire, devi sapere che in questo canale apprezzo molto chi contribuisce non tanto con le sub, tutte queste cose qui, ma chi contribuisce con il lurk, quindi con la presenza in chat, con il lurk, ecco, perché quello che alla fine conta davvero per crescere in un canale sono gli spect, si viene indicizzati, arriva tanta bella gente, quindi il lurk è fondamentale, quindi per partecipare anche senza spendere un centesimo diamo questa opportunità anche a chi non ha la sub. 3000 punti piano piano si accumulano, ma non temere, ma non temere. I social, Andrea, sono questi qua, te li spammo qui. Anzi, a proposito, ragazzi, chi non è ancora nei social e vuole seguirmi, eccoli lì. Ti ho preceduta, Verox. Grazie, sempre sul pezzo. Comunque, Coco Joy, bentornata, sei arrivata per il momento topico. Ringo, tu sei entrato, vediamo. Sì, perché vedo che siamo 32. Ringo, ecco qua. Grazie mille, Verox, per l'SO a Coco. Ragazzi, seguite Coco, bravissima streamer, bravissima persona. Oggi ha contribuito tantissimo al sub goal. Siamo a 60, molto per merito suo. Vediamo se mi sono perso qualcosa. C'è Zarco, sì. Comunque, Dania, don't worry, perché per tutte le live facciamo ogni settimana in realtà la ruota, e il premio va da 3 a 5 euro. Quella si entra così, si entra senza nessun bisogno di niente. E per le live speciali, quindi maratone, compleanni, festini e tutte queste minchiate qui, c'è la ruota speciale, e quella mettiamo appunto questo piccolo obolo da pagare. Quindi non ti preoccupare, ne verranno altre. Tra l'altro ci avviciniamo ai 1500 follower. Quindi chi lo sa se non ci scappa la maratona. Detto questo, torna a lurkare. Ecco, Dania, hai capito, questo è lo spirito. GG, complimenti. A proposito, Dania, non so se tu streammi. Ti faccio un SO per sì e no. Sì, stream Minecraft. E allora vediamoci anche una clip di Dania. E giriamo la ruota. Mi sciolgo dal caldo. Stessa cosa, Coco, stessa cosa. Un caldo della Madonna. Ma dopo la clip... No, non ha nessuna clip. Dobbiamo fare delle clip a Dania, così la prossima volta appaiono. E direi di girare la ruota. Un attimo solo. Ok, pronti, ragazzi. Squillino le trombe, rullino i canguri, giriamo la ruota. E giriamo la ruota innanzitutto per sapere quale sarà il premio. Se 25... Cosa? Non puoi girare la ruota? Hai raggiunto il massimo di ruote? Non ci posso credere. Non ci posso credere. Plot twist. Sono senza parole. Questo perché? Perché oggi ho fatto già una cazzo di ruota. Il problema è questo, evidentemente. Ci sarà un limite di ruote al giorno. E quindi niente, domani faccio una live di un minuto e la spinno domani e niente, sarà un giro di ruota senza nessuno aspetto, quasi tristissimo. No, la giriamo, faccio domani una cosa di un minuto e giriamo la ruota e basta e mandiamo il premio al vincitore. Tristezza. Ecco, Feldes ci sarà sicuro, volevamo fare un finale col botto invece, anche se la fai alle 5, top. Ah, come chiudere male una live. Vabbè, detto questo, mi dispiace, ragazzi, per l'inconveniente. La giriamo domani. Le partecipazioni comunque sono chiuse. Restano questi 32 partecipanti. E facciamo il recap di oggi, molto alla veloce. Abbiamo giocato i Blues Brothers, l'abbiamo finito, permessa. Abbiamo giocato Mario 3, l'abbiamo finito. Abbiamo fatto una figura di merda con la ruotina.
E nulla, adesso si va a fare felice un'altra persona di corsa, perché qui abbiamo una certa fame, quindi si va a pranzo. E festeggiamo di nuovo l'affiliate domani, esatto, e giochiamo tutto Super Mario 3 dall'inizio alla fine. No, in realtà non lo faremo, gireremo la quota e stop, non so bene a che ora, in base a quando mi sveglio. Comunque, se qualcuno vuole passare, parliamo due minuti e ci salutiamo. Il bello della diretta, esatto. E ragazzi, che dire, metto la schermata di chiusura, state qui, mi raccomando, non muovetevi di un millimetro. Ecco qua, se vi va seguitemi sui social, che sono questi. Come dice il buon Killjordi, non vi muovete, che andiamo da una persona molto 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 speciale e adorabile, che qui nel canale amiamo follemente. Andiamo a donargli un sorriso e per invogliarvi a restare, a non andar via, cedo la parola a qualcuno, ovvero a Darth Vilandra, la lady del canale. Buongiorno a tutti, Burritopia, non so se ci siamo mai comunque incontrate con vocalmente. Buongiorno Killjordi, non conosco, Gersus, benvenuto nel canale. Buongiorno a Feldes, il meraviglioso Feldes, Naplesgar TTB. Che pronunciation. Allora, vi ringrazio veramente con tutto il cuore perché avete reso Coco Joy, bellissima Coco Joy, simpaticissima tra l'altro. Grazie per la compagnia e la simpatia che ci ha elargito l'altro giorno quando siamo venuti a trovarti. Niente, volevo semplicemente ringraziarvi, avete veramente reso questo giorno per Elwood speciale. Confermo. Assolutamente, e voi siete veramente l'anima del canale, perché senza di voi questo canale neanche esisterebbe. E quindi vi ringrazio veramente veramente con tutto il cuore. Ringraziamo in modo particolare i lurk in italiano, come cavolo, lurker in italiano, lurkatori, i lurkatori, coloro che lurkano, esatto. Perché veramente grazie per esaurire le risorse del vostro hardware, esatto. E vi ringraziamo insomma con tutto il cuore. E niente, thanks a lot to everyone. Ah, Dark Jason, imperatore supremo, la tua presenza qui è stata forte e potente, insomma, il tuo sforzo. Esatto, lo sforzo è potente in te. Thanks a lot to everyone from the bottom of my heart. I love you all, especially Lurks. niente, andiamo a regalare veramente questo sorriso a questo ragazzo speciale. Io... prima concludevo le live dicendo che alla fine di questo percorso su questo mondo non ci resterà nulla tranne tutte le cose belle che abbiamo fatto per gli altri. Regaliamogli un sorriso, se potete, avete insomma l'hardware che ve lo permette, continuate insomma a lasciare un lucchino se lo merita. Null'altro, insomma. Chi c'è? Mamma che pizza! Molto piacere. Dicevo l'altro giorno ad Elwood che hai veramente una voce molto 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 particolare. Complimenti. Diceva da speaker e sì. Da DJ. Sì, sì, ci chiedevamo infatti se avessi fatto mai insomma qualche programma radiofonico, perché sei veramente saresti adatta insomma per poter fare questa cosa. DJ Muratti, grazie mille, DJ dalla Muratti, Turchia, top, grandissimo. Molto piacere, DJ Muratti, e quindi andiamo. Metal Zacco 95, anche a te, grazie mille per tutto quello che avete fatto per noi, veramente grazie, grazie con tutto il cuore. Vi amo tutti e ci vediamo eventualmente alla prossima, esatto. Se il lavoro me lo permette. Intanto noi ci vediamo domani per questa estrazione, se la riusciamo a fare. Ragazzi, non vi ho dato la ruota, ma vi ho dato Vilandra, direi che è molto meglio, ci avete guadagnato. Qua sta salendo, vediamo se possiamo fare un super raidone. Partiamo. Ragazzi, rendiamo speciale questo sabato a questo meraviglioso ragazzo. Esatto, mi raccomando. Thanks to everyone. Elwood, spostati, la ruota, cosa? La facciamo con Vilandra. Ma sì, allora, in realtà Vilandra doveva annunciare il vincitore, era già previsto.
Però dai, con i miei errori tattici ho mandato tutto a puttane, quindi vabbè. Forza che sto salendo, dai, ecco. Dai, sta salendo. No, vabbè, ormai è fermo. No, ormai 138, E vabbè, ci accontentiamo. Vabbè, okay, ragazzi, alla prossima. Thanks to everyone, thanks to everyone for the raid, thanks for the subs, for the gift subs, for the lurk. Thank you, thanks a lot. Viva Lurker, viva tutti. Viva Lurker, no, grazie soprattutto tutti. A Vilandra che ha impreziosito il finale di live con la sua voce meravigliosa. Renzissimo, c'è anche Renzi. Renzissimo, grazie mille per tutto, un buon fine settimana. Buon fine settimana ragazzi, che la forza sia con voi, may the force be with you. May the force be with you. È una vita lunga e prospera. Una vita lunga e prospera. Alla prossima, ragazzi. Davvero, grazie ancora a tutti di cuore. Alla prossima.